Dottor Guaita, buonasera. Innanzitutto lei è il presidente del GAT Gruppo Astronomico Tradatese. La prima domanda è d'obbligo. Presenti il GAT e le sue finalità. Sì, dunque, siamo nati 37 anni fa, quindi siamo più che maggiorenni. E le finalità, divulgare in maniera elevata le notizie dello spazio e dell'astronomia e anche fare delle cose dal punto di vista scientifico che siano compatibili con le nostre proprietà e capacità. Noi siamo chimici, ingegneri, fisici e tutto questo messo assieme ha permesso in 37 anni di essere, senza tema di smentita, uno dei gruppi più evoluti che sono in Italia. Tra le perle che il GAT ha raccolto, quella di stasera, avere come ospite qua a Tradate l'astronauta Nespoli, sicuramente una delle più preziose. Ma diciamo che questa, dopo 37 anni, è forse la migliore. Perché la migliore? Perché il personaggio è colui che è rimasto 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi al momento è l'astronauta più famoso del mondo. Come siete arrivati a lui? È una lunga storia, perché non è che se ti chiedi all'astronauta di venire, gli viene. Abbiamo dovuto chiedere all'Agenzia Spaziale Europea, mostrando delle credenziali opportune, e dopo tante trattative loro ci hanno dato là e hanno permesso a Nespoli di venire, perché bisogna rendersi conto che un astronauta non è lui stesso, un astronauta è dell'agenzia. Lui vive in America, è venuto direttamente dall'America e può fare queste cose solamente se il permesso glielo danno praticamente i suoi capi, che sono le agenzie spaziali. Ritornando alle attività del GAT, attualmente il GAT cosa ha in corso? Questo è buona questa domanda, perché abbiamo in corso una iniziativa molto buona come valore scientifico. Sono 100 anni che Victor Hess ha scoperto i raggi cosmici, salendo in quota 7000 metri di altezza. Nei prossimi giorni noi in un pallone saliremo con le persone a 7000 metri di altezza con degli strumenti appositamente autocostruiti per rifare l'esperimento di Hess. E questa cosa, il progetto si chiama Vanessa, è unica in Europa. Per avvicinarsi alle attività del GAT e per poterle seguire, cosa si deve fare? Dunque, la cosa più semplice è andare sul nostro sito www.gruppoastronomicotradatese.it, dove ci sono descritte tutte le nostre iniziative. In 37 anni abbiamo fatto 900 conferenze pubbliche di argomento sempre differenti per tutto l'anno, per tutti gli anni. Ecco, allora direi che possiamo iniziare anche un po' prima della norma, ma va benissimo, visto che siete stati bravi e avete seguito il consiglio di arrivare per tempo. E fatemi dire che dopo 37 anni per noi è evidente che è una serata speciale questa. C'è anche il sindaco che ha capito che era una serata speciale. E perché è speciale l'ospite? Nel senso che un astronauta italiano che è stato 6 mesi sulla stazione spaziale qua a Tradate, ma neanche tanto in giro, è difficile trovarlo. Allora la prima cosa che facciamo è ringraziare tantissimo l'ingegner Paolo Nespoli, che ha accettato di venire da noi e che ci racconterà quello che è stata la massima avventura della sua vita, con immagini, vi posso assicurare, meravigliose, che apprezzerete tantissimo. Dobbiamo ringraziare tante persone, poi normalmente io mi dimentico di qualcuno, però il gestore del cinema, il signor Poletto, che ha collaborato tanto per questa manifestazione. Poi naturalmente tutti quelli del GAT che hanno lavorato, tutti indipendentemente, per avere l'astronauta qua. E lasciatemi dire Luigi Mignano, che ha tenuto i contatti con Paolo Nespoli quando era in America, anche negli ultimi giorni, e certamente Luigi Mignano lo conoscete tutti e siete disponibilissimo, è giornalista scientifico di gran nome, però è anche astrofilo. E poi cosa vi devo dire? A questo punto più che le parole conteranno i fatti e conteranno le immagini, ma prima di cominciare dobbiamo fare qualche piccolo regalo al nostro ospite. E il primo regalo lo fa il sindaco Stefano Tagliani, a cui do la parola,
perché i personaggi celebri qui lasciano sempre il segno. Per cui, Stefano, a te. Cesare dice bene, un segno naturalmente non fisico, ma un segno scritto. Scusate, ma purtroppo l'influenza anche sul sindaco ha i suoi effetti. E forse una serata importante l'avevamo capito, Cesare. Non c'erano dubbi. E la stessa presenza del nostro astronauta ci rende tanto felici e orgogliosi. È anche bello ricordare a lui e magari fargli sapere che in questa sala non si svolgono degli episodi ogni tanto del gruppo astronomico, ma questi episodi si ripetono ormai da più di 20 anni, 36, con una regolarità e con una cadenza, forse fa barba e capelli alle comete che passano periodicamente. Questo per dire che il percorso che è stato costruito in questi anni dà giustificazione della sua presenza oggi qua. La date ha da sempre, tramite il gruppo astronomico e tanti amici che oggi sono qui in sala, ha da sempre grande attenzione e grande voglia di conoscere. La conoscenza, ecco questa parola. Quello che tutti noi non dobbiamo mai dimenticare, che non si conosce mai abbastanza. Perché se dopo 37 anni ci sono ancora cose da raccontare, vuol dire che veramente, come si dice, come giustamente è, quello che non conosciamo rispetto a quello che conosciamo è infinitamente maggiore. Passeranno altri anni prima di trovare un altro ospite così illustre, ma saremo qui sempre con questa rincorsa di voglia di sapere, di conoscere, che credo vada dissetata, quindi questa sera è anche questo desiderio. E come tutti gli ospiti illustri vengono invitati, in questo senso invitiamo anche Paolo Nespoli a porre la propria firma sul libro d'oro della città di Tralati. Un libro che ricorda qui il passaggio anche per le future generazioni di chi ha illustrato tanto il nostro paese e oggi viene a farci visita con la sua esperienza. Quindi con un momento anche di tranquillità lo inviterei adesso a porre la firma sul libro d'oro e naturalmente a lasciarci un pensiero. Grazie al GAT di Tradate, al Sindaco di Tradate per essere riusciti a togliermi dall'ufficio in un certo senso e essere riusciti a farmi venire qua con l'aiuto di Vignano. È sicuramente un piacere essere qua, è da tanto che sono inseguito da voi perché state facendo delle cose che risuonano nell'ambiente spaziale e essere qua per me questa sera ha un valore importante, non solo perché parlo di quello che mi piace, di quello che ho fatto, ma perché parlo alla gente che sa quello che dico in un certo senso, che apprezza ancora di più queste cose. Quindi è sicuramente con piacere, anche con un po' di ansia faccio questa presentazione, perché qui non mi posso permettere di fare tanti errori o di dire le cose un pochino così, perché questi mi correggono, quindi bisogna stare un attimino attenti. Quindi grazie di nuovo per essere qua, mi dispiace vedere tanta gente in piedi, d'altronde la cosa dura solo 4 ore, giusto? Vabbè, va, facciamo 3 e poi vedremo. Ma insomma, grazie di nuovo per questa accoglienza. Ora devo mettermi a scrivere a fare compito in classe qui, con la maestra che va bene. Quindi è una, come dire, una persona che ci farà a noi terrestri la testimonianza di quello che lui è stato per 6 mesi, cioè extraterrestre. Ce lo diceva, se sono fuori dalla Terra sono extraterrestre. Solo che vedo bene e capisco bene come il mio pianeta. Thank you.
adesso il signor Candiani consegna granate a Otonesco, il cui nome è stato scritto nel libro d'oro insieme ad ogni pagina del libro d'oro per ricordare la vista occasione delle foto dei paesaggi di paesaggi messi nello spazio. So che Cesare Guaita non è abituato, però credo che questo sia anche il momento per dire grazie al gruppo astronomico dopo così tanti anni. Non è ancora Cesare, non è ancora la firma tua nel libro d'oro, devi maturare ancora un po'. Però, e come in tutte le cose, quello che conta non è l'oggetto, ma è il significato che l'oggetto porta con sé. In questo caso un pensiero di ricordo della città di Tralatte al gruppo astronomico, ricordandoci sempre che le cose più belle sono rivolte verso noi, a partire dai pensieri verso l'eterno, per passare tranquillamente con le bellezze della natura, si guardano e si trovano verso l'alto. Grazie. Proprietà poetiche che lo conoscete. Per cui certamente lo ringraziamo e questo sarà assolutamente parte della nostra sede, ok? Nella nostra sede sarà parte, diciamo, dell'equipaggiamento della nostra associazione. Ecco adesso altri due regalini, piccoli regalini, ma il dottor Palumbo, venga. Ha deciso di dedicare a un astronauta un qualcosa che è perfettamente collegato a tutto il mondo. Grazie. Dovevamo come GAT dare un oggetto di ringraziamento all'ingegnere Nespoli, prima di tutto per questa serata tanta tardi di noi, e poi per ricordare tutti gli eventi che l'ingegnere Nespoli ha attraversato durante la sua permanenza nello spazio. Paolo Nespoli è partito, se non ricordo male, nel dicembre dello scorso anno. Lo scorso anno, il 2010, è stato un anno che noi, dal punto di vista astronomico, abbiamo ricordato perché abbiamo celebrato Schiaparelli, l'astronomo clandestino Schiaparelli. E quindi è partito durante l'anno in cui si ricordava Schiaparelli ed è rimasto in orbita per 6 mesi. In questi 6 mesi, nel 2011, c'è stato un altro anniversario, ed è l'anniversario di Gagarin, 50 anni del primo uomo nello spazio, e il 12 aprile mi sembra che Paolo Nespoli fosse ancora in orbita. Non solo, ma quest'anno si celebrano anche i 150 anni dell'Unità d'Italia, e come potete vedere sul braccio sinistro della tuta di Paolo Nespoli spicca benissimo un bel tricolore. E allora dovevamo riunire, trovare qualcosa che riunisse tutti questi eventi. E siamo riusciti, abbiamo trovato, abbiamo organizzato, abbiamo realizzato un piccolo collage, abbiamo trovato degli oggetti che ricordassero tutti questi eventi e quindi con gratitudine, con stima, doniamo a Paolo Nespoli, astronauta, questo oggetto. È un quadro che ricorda, in pratica, ci sono tutti i vari soggetti eventi che hanno attraversato l'esperienza di Paolo Nespoli quando è stato nello spazio, e cioè Schiaparelli, Gagarin e il tricolore.
per la nostra amata Italia. Quindi grazie a tutti questo ricordo. Personalmente consegno un altro piccolo omaggio, ed è una cosa proprio piccolissima, che magari in una delle prossime missioni potrà portare nello spazio, perché nello spazio si possono portare soltanto oggetti piccolissimi. È una moneta, una delle prime monete dell'Italia, è una moneta di 2 centesimi del 1861, e quindi la doniamo a Paolo Nesimo. Ed è un pezzo della storia italiana, perché questa moneta è proprio impresso anche la data, è 1861, quindi è un pezzo di storia italiana che viene donata con il cuore e con stima e con l'augurio delle prossime missioni, per nuove prossime missioni nello spazio. Ecco, a Paolo Nespi regalo questa volta io, ma a nome del GAT, i miei 2 libri dedicati alla ricerca della vita fuori dalla Terra. Stavamo dicendo quest'oggi che se scoprissimo un batterio su Marte ci andiamo subito. Su questi libri, che sono scientifici, c'è scritto che la probabilità di fare questa cosa è molto alta. Ci sono anche delle dediche che molto brevi tu leggerai, e alla fine è anche un augurio, perché noi andiamo fuori dalla Terra perché vogliamo scoprire se c'è qualcuno dall'altra parte, e se non facessimo questo non saremmo umani, e se non fossimo umani non saremmo astronauti, e questo è il nostro augurio. Per cui leggiamo tranquillamente la dedica, sia dell'uno sia dell'altro. All'ingegner Paolo Nespoli, con immenso ringraziamento per aver accettato di raccontare a Fratate le sue indimenticabili avventure spaziali. All'ingegner Paolo Nespoli, con immenso ringraziamento per il grande dono spaziale fatto all'Italia e al mondo intero. L'ingegner Nespoli a consegnare al sindaco di Tradate quella targa che ha segnato quando eravamo prima a pranzo, mettendoci una dedica che lui leggerà. Sì, questo è un piccolo ricordo da prendere qui, il ricordo di questa manifestazione. In effetti è una cosa molto semplice, il Comune di Tradate, con 1000 ringraziamenti per la spirito e ospitalità. Grazie di nuovo. Va bene, abbiamo fatto. Adesso andate. Ecco, per la particolarità della circostanza, volevo far presente a tutti, e compreso l'ingegner Nespoli, che il GAT ha anche una piccola mascotte, che è presente, è venuta nella circostanza, ed è quella piccolina lì. Oh. La nostra piccola Agata Marabelli, di appena 2 anni, che si è iscritta al GAT quando non aveva neanche 6 mesi. È una fonte per la Gnignola, che chiama lui, la Luna lei la chiama Gnignola. Va bene, grazie a te. Va benissimo, allora. Anna ci legge, per chi non lo sapesse, quelle poche righe
un grosso curriculum di Pallonescoli e poi ci mettiamo nello spazio. Vi rubo proprio 2 minuti, perché so che siete esatto. Ingegner Paolo Nespoli, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea. Paolo Nespoli nasce a Milano nel 1957 e compie gli studi elementari e medi a Verano Brianza, nell'Interland milanese, dove risiede con la sua famiglia. Frequenta poi il liceo scientifico e dopo la maturità viene chiamato alla scuola militare di paracadutismo a Pisa, dove si rafferma dopo aver completato gli obblighi di leva. Nell'80 vince un concorso per entrare negli incursori dell'esercito e nell'82 è inviato in Libano con il contingente italiano della Forza Multinazionale di Pace, dove vi rimarrà fino all'84. Al suo rientro diventa ufficiale, tutore ufficiale della riserva con il grado di maggiore. Nell'85 comunque comincia gli studi universitari al Politecnico di New York, nell'87 lascia l'esercito e nell'89 si laurea in ingegneria aerospaziale. Dall'89 al 91 lavora in un laboratorio di studi di sviluppo e ricerca in Italia ed ottiene un'equipollenza in ingegneria meccanica all'Università di Firenze. Nel 90 viene assunto dal Centro Astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, dove per i primi 7 anni si occupa della preparazione e formazione degli astronauti e dei sistemi informatici di supporto alle missioni spaziali. Viene selezionato come astronauta nel 98 e dopo 9 anni di addestramento al Johnson Space Center della NASA Houston, compie la prima missione nello spazio tra l'ottobre e il novembre del 2007 a bordo dello Space Shuttle Discovery. Durante questa complessa missione durata 15 giorni svolge un ruolo chiave nella direzione delle passeggiate spaziali, oltre che una serie di esperimenti scientifici e numerose attività educative. Nel 2008 è assegnato ad una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale e comincia l'addestramento che lo vede impegnato nei vari centri dislocati negli Stati Uniti, in Europa, in Canada, Giappone e Russia, dove ottiene la qualifica di primo ingegnere di bordo sulla navicella Soyuz e ingegnere di bordo della Stazione Spaziale. La missione chiamata Expedition 2627 parte dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, con una navicella russa Soyuz nel dicembre 2010 e finisce nel maggio 2011 dopo 159 giorni in orbita. Durante la missione Nespoli conduce una fitta serie di esperimenti scientifici e tecnologici e attività di carattere educativo. Nespoli è il primo italiano a compiere una missione di lunga durata con i suoi 174 giorni totali in orbita. Detiene il record italiano di permanenza nello spazio, quindi gli farei un grande applauso. Va bene, ce lo ricorderemo. Possiamo accendere le luci? Così chi vuole dormire riesce anche a dormire. Grazie ancora di questo invito questa sera. Vedrò di, dunque, sono le 9.25, vedrò di fare una presentazione di un'ora circa, cercherò di andare più veloce del solito. Vedremo di lasciare un po' di spazio per delle domande alla fine. Se ci dovessero essere delle domande impellenti che possono aspettare, alzate pure la mano, urlate un attimino, fate qualcosa, catturate la mia attenzione, vediamo di rispondere subito, altrimenti poi lasceremo un po' di tempo per queste cose. Il tema è un pochino ampio, i miei 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Non voglio lasciare storie giorno per giorno, perché altrimenti non andremo a casa più. Toccherò un po' di argomenti generali. So che qui circa 2/3 di questa sala sono gli esperti del GAT di Tratate, che come dicevo prima sono di me. E quindi ma cercherò di andare un pochino veloce sugli aspetti che penso che loro sappiano già, insomma, vediamo anche di toccare quelle cose che sono utili un pochino a tutti. Tanto per cominciare, perché andiamo nello spazio? Perché andiamo nello spazio? La domanda che mi viene sempre fatta. Perché spendiamo, tra virgolette, tanti soldi, tante energie e rischiamo anche di andare lassù? E la ragione principale è perché solo lassù riusciamo a trovare delle condizioni che non ci sono sulla Terra, e queste condizioni ci permettono di fare delle cose speciali che non possiamo fare qua. Non ci sono queste camere sulla Terra dove uno va
schiaccia il interruttore e magicamente si trova a svolazzare in alto come se fosse sulla terra. Non esistono, è una, non ci sono. E quindi andiamo lassù, tanto per cominciare, perché sfruttando queste condizioni di microgravità e questa posizione della navicella o del laboratorio della stazione spaziale rispetto alla Terra, diciamo, tanto per cominciare a fare una ricerca scientifica, che è difficile fare qua sulla Terra, perché questa forza di gravità è così forte che ci cancella, ci nasconde, ci maschera tutta una serie di altre cose che ci sono, che sono importanti, ma che non riusciamo a misurare. L'esempio che faccio di solito è quello che se uno sta andando in bicicletta e improvvisamente un moscerino gli sbatte sulla testa, non sente questo moscerino, al massimo se lo toglie dalla testa, ma no, fisicamente non lo sente, anche se in effetti questo moscerino ha avuto un'azione su di lui, l'ha frenato un pochettino, un miliardesimo di chilometro al secondo. Se torsi sono in assenza di peso, riesco a vedere anche questi fenomeni molto molto piccoli, che sono difficilmente misurabili, questi diventano apparenti e quindi si possono studiare tutta una serie di cose che qui sulla Terra non si riescono a studiare. Naturalmente, siccome andiamo in questi posti che sono dove è difficile starci, dove è difficile vivere, si resta in vita sulla stazione perché c'è un sistema di mantenimento della vita. Se si dovesse spegnere questo sistema di mantenimento della vita, abbiamo minuti prima di morire, tra virgolette. Cioè, bisogna fare un'azione costante, c'è una macchina che ti mantiene in vita. E il fatto di dover costruire questa macchina, di portarti su fino lassù, di riportarti giù, insomma di fare queste cose complicate, fa in modo dà il modo agli scienziati, ai tecnici, agli ingegneri, ai ricercatori di lavorare per fare in modo che queste macchine, questi strumenti funzionino sempre più con sempre più affidabilità, e poi questa affidabilità ritorna nelle cose di tutti i giorni. La terza cosa, la terza ragione, che io personalmente però metterei prima, insomma, nell'ordine terza qua, è per esplorare. Sulla Stazione Spaziale Internazionale facciamo relativamente poca esplorazione perché siamo lì che giriamo attorno alla Terra, ma esplorare, andare avanti, è una delle cose che noi facciamo in modo innato. Siamo noi, come esseri umani, la nostra volontà, la nostra capacità, il nostro desiderio quasi irrefrenabile di esplorare è quello che ci distingue da tutti gli altri. E questa è una delle ragioni per cui vogliamo continuare questa cosa e non possiamo farne a meno. Notare che è un corollario, un effetto secondario, che è molto facile attraverso queste cose scatenare l'immaginazione della gente, di voi, ma anche e soprattutto dei ragazzi. Io ho voluto fare l'astronauta perché da ragazzo ho visto gli astronauti americani saltellare sulla Luna. Ci sono delle statistiche che dicono che negli anni 60-70 negli Stati Uniti ci sono stati 1 milione in più di ingegneri, fisici, matematici che hanno deciso di fare, di prendere quella strada sulla scia di quello che hanno visto fare agli astronauti sulla Luna. Un milione in più di questi, invece di avere 1 milione in più di avvocati o di politici o di quello che è, ha sicuramente un valore importante per la nazione, per come la nazione va avanti. Due parole sulla Stazione Spaziale Internazionale che vedete qui in questa foto. Secondo che accendo il laser. La Stazione Spaziale Internazionale è grande, questo traliccio qui, vedete, è lungo più di 100 metri. È grande tanto quanto un campo di calcio ed è composta sostanzialmente da moduli abitati, che sono questi, nei quali noi viviamo. Le dimensioni all'interno della stazione è forse di volume, forse un terzo o un quarto di questo teatro, che è grande, per mettere in orbita è grande. Dovete tenere presente anche che si lavora sul soffitto, sulle pareti, si lavora a tre dimensioni. Non siamo più limitati a lavorare solo sul pavimento o sulle pareti, ma si lavora dappertutto, perché quindi c'è questo effetto di moltiplicazione. La stazione gira a circa 400 km di quota,
fuori dall'atmosfera, ma non lontano, lontanissimo, per cui è relativamente facile dalla Terra andare sulla stazione e ritornare, e vola a un'altezza di 500 km all'ora, che è equivalente più o meno a 7 km al secondo. Per cui da sopra ti vedi la Terra passare di sotto a 7 km al secondo, e si va così veloci che ci vuole un'ora e mezzo per fare il giro completo della Terra, che vuol dire che ogni 40-50 minuti circa c'è un'alba o un tramonto, che vuol dire che ci sono 16 albe e 16 tramonti al giorno, che vuol dire che non è caso di aprire e guardare fuori dalla finestra per sapere se ora di andare nel tetto o no, perché altrimenti uno si confonderebbe un pochettino, per cui usiamo l'orologio là sopra. Ma ci sono anche delle cose positive, per cui girando con la velocità così veloce, guardando di sotto, passi nel giro di un quarto d'ora dall'estate all'inverno, dal deserto al polo nord, non al polo ma alle parti ghiacciate con la neve, passi dal giorno alla notte. Vuol dire che la sera alle 10, quando hai finito di lavorare e già una mezz'oretta di tempo per fare quello che vuoi, di solito guardare sulla Terra, prima o poi c'è il sole da qualche parte. E quindi puoi usare questa cosa come se fosse di giorno. Insomma, ci sono queste cose positive. L'ultima cosa di cui vorrei portare la vostra attenzione è su chi ha costruito questa stazione spaziale internazionale. E sono 5 partner internazionali: ci sono gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, 9 nazioni europee, tra cui l'Italia, il Giappone e il Canada. Questa, la Stazione Spaziale Internazionale, è il programma internazionale più complesso, più costoso che sia mai stato fatto. E tra l'altro ha come partner 2 nazioni che fino a poco tempo fa non erano proprio poi tanto amici, e se devo essere sincero, ancora oggi, dal punto di vista tecnologico, vanno molto d'accordo, nel senso che cercano di tenersi ognuno le proprie cose, non vogliono dare agli altri le cose tecnologiche che hanno acquisito. E quindi, se è possibile che queste nazioni lavorino assieme per costruire un progetto così grosso, complesso e costoso, vuol dire che è possibile lavorare assieme, vuol dire che è possibile fare dei progetti complessi, tecnologicamente complessi all'avanguardia, e fare delle cose che una nazione sola non riesce a fare. Sono sicuro che se vorremmo in futuro andare su Marte, probabilmente avremo bisogno di una serie di partner così. Dovremo provare ad andarci come umanità, non più come americani o come russi o come italiani. Questo è un pochino la via per il futuro. La nostra missione in questi 6 mesi, li ho passati con altri 5 astronauti. Ogni 3 mesi sulla stazione si aggancia una navicella Soyuz, e di solito ogni 3 mesi sulla stazione si stacca una navicella Soyuz, 3 astronauti scendono, e una settimana dopo, 10 giorni dopo, altri 3 salgono su e prendono il loro posto. Per cui a 3 si fa il cambio sulla stazione, si resta di solito in 6. Quando noi 3, ovvero Coleman, Nespoli e Contrati, siamo arrivati a bordo, c'erano già questi 3 che erano su da più di 3 mesi. Questi erano i nostri anziani in un certo senso, e noi eravamo giovani appena arrivati. Questo perché quando arrivi in stazione c'è un periodo, un mese e mezzo, in cui veramente devi imparare come si fa a stare lassù, come ci si deve comportare, cosa si deve fare. Ed è bello avere qualcuno che è già lì e ti fa un'attività, ti segue, ti consiglia, ti fa vedere un attimino le cose. Quindi quando noi siamo arrivati, Kondraty era il russo comandante della Soyuz, Kelly Coleman era un ingegnere di bordo, anche io un ingegnere di bordo, abbiamo trovato Scott Kelly, che era il comandante, Kaleri e Skripochka, e abbiamo formato quella che si chiama la missione 26. 3 mesi dopo loro se ne sono andati ed è stato il nostro turno di diventare gli anziani di bordo, e si sono aggiunti a noi Borisenko, Gagne e Samakuchaya, che sono tornati da un mesetto circa, mese e mezzo, sono tornati a terra da un mese e mezzo. Siamo partiti da Baikonur in Kazakistan, sulla navicella Soyuz, la vedete qua in cima, la navicella qua sopra, questo razzo è il razzo Soyuz. Parte dalla stessa piattaforma, è partito dalla stessa piattaforma da cui è partito Yuri Gagarin 50 anni fa,
e grazie a me lo stesso l'hanno cambiato, anche se gli assomiglia molto, io la verità. Ed è bello, è bello il modo con cui i russi fanno questo tipo di attività, che è completamente diverso dall'approccio che hanno gli americani. Questa foto è stata fatta un paio di giorni prima, un giorno e mezzo prima del lancio, e stanno sistemando il veicolo all'interno, che viene portato lì con un treno. E mi piace questa foto anche perché c'è la bandiera russa, la bandiera americana, la bandiera italiana e la bandiera del Kazakistan, qui che sventola sulla piattaforma di lancio di Yuri Gagarin, che adesso sincero non capita tutti i giorni che ci sia la bandiera italiana che sventola lassù. Quindi mi piace anche per questo questa foto. Il lancio è venuto di notte, c'erano meno 20 o una cosa così. La Soyuz è abbastanza affidabile, nel senso che i russi dicono mesi prima partirà la Soyuz, la navicella della Soyuz numero 123 da Baikonur alle 2 di notte il 14 febbraio. Il 14 febbraio, 2 di notte, parte la navicella, che ci sia il bel tempo. Non so se avete visto l'ultimo lancio di qualche giorno fa, sono partiti, c'era una tormenta di neve in corso, li hanno lanciati lo stesso. Questa è la bellezza della Soyuz, su una delle bellezze delle Soyuz. È un veicolo relativamente semplice, molto robusto e molto affidabile. Cosa che invece non era per lo Shuttle, che era un veicolo estremamente sofisticato, però estremamente delicato. Un po' come una Ferrari che ti gira in pista a 350 all'ora e che però non può andare sulla strada normale, che è la prima curva che venga per la male storia di girare. E invece una Soyuz è la 500, non la 500, ma insomma un'auto piccola, qua, occupata, tranquilla. Se deve andare a Roma, va a Roma, ci metterà un po' di fatica, ma ci arriva. E questa è la Soyuz. Il volume interno della Soyuz è veramente piccolo. Io, scherzando, ma poi neanche tanto, dico che il volume interno della Soyuz è più o meno l'equivalente del sedile posteriore di una unità d'aria. E se entri dentro, in posizione fetale, rimani rischiacciato. Qui ci vogliono più o meno 2 giorni per arrivare in orbita, ma da 8 ore, per agganciarsi alla stazione. L'arrivo in orbita in effetti ci vogliono solo 8 minuti e mezzo circa dal momento in cui il veicolo, i motori si accendono, hanno fatto arrivare in orbita. Poi comincia questo inseguimento alla stazione spaziale con una serie di correzioni con i motori fino a che ti portano a una distanza come questa, dove la stazione vola a 28.500 km all'ora, la Soyuz vola a 28.500 km all'ora più 7 cm al secondo. E questa deve essere la velocità di avvicinamento, non più forte, ma non più piana, quella deve essere. E questa è la foto di quando ci siamo avvicinati noi con la Soyuz. E mi hanno chiesto uno dei miei colleghi, mi ha detto, sì, vabbè, come fai a riconoscere, a sapere che quella è la foto tua? Perché ce ne sono tante di foto fatte così con la Soyuz, ne vanno ogni 3 mesi di paura, e ho detto no, lo so esattamente che quella è quella dove ero io. Perché? Già la risposta. Perché nella parte superiore della Soyuz, questa parte qua, che di solito viene chiusa durante l'aggancio, c'è una finestrella nella quale si va, nel caso c'è un problema tecnico con i vari sensori. L'aggancio è automatico, ci sono questi sensori radar, ci sono delle antenne che sentono la distanza e che controllano, diciamo, il pilota automatico. Ma se c'è un problema, se ci fosse un problema, è successo tante volte tra l'altro, con questo pilota automatico, il comandante disinserisce il pilota automatico e si fa l'approccio manuale. In questo modo però lui non sa più a che velocità si sta avvicinando. E siccome è così critico arrivare a questi 7 cm al secondo, si manda l'ingegnere di bordo, cioè io, su nella parte superiore, e attraverso questa finestrella si punta il laser, c'è cioè un laser che viene puntato sulla stazione e si fanno queste letture di distanza e di velocità. Questa finestrella è questa qui, e se vedete bene c'è un cartellino lì dentro, che è il cartellino che ho appiccicato io alla finestrella prima di andare sotto, e ho scritto attenzione, stiamo arrivando. E quello lì, capisco che quella è la nostra storia, se la sono guardando. Non l'hanno visto, accidenti loro, non l'hanno visto dalla stazione. E vabbè. Prossima volta metteremo un cartello grosso così, non so. L'arrivo sulla stazione è interessante perché
quando si va con lo shuttle si sta solo 15 giorni, è una specie di campeggio, una specie di lavori forzati, in realtà, perché sullo shuttle ci sono almeno 4-5 cose che succedono velocemente in continuazione, è una specie di vaga onda, di circo nel quale è difficile anche muoversi o capire. Invece sulla stazione è un pochino più calma la cosa, perché deve avere tempo per mettere a posto tutte le tue cose, perché non sei lì a fare il campeggio, sei lì a abitare 6 mesi. Infatti questa cosa è stata fatta nel primo giorno, se non sbaglio, o nel secondo giorno, no, è dal primo giorno, avevo ancora, queste sono le scarpe, quella specie di pantofole che abbiamo sulla Soyuz. E tra l'altro avevo freddo per qualche motivo all'inizio sulla stazione, al freddo, e quindi avevo una felpa, queste scarpe così. Qui stavo mettendo a posto le mie cose, le magliette, le cose di ricambio nella mia cuccetta. Questa che vedete sono le cuccette dove noi stiamo. Abbiamo, ognuno di noi ha una cuccetta, una casa, la mia, c'è la mia italiana, qualche scritto là. E sono delle specie di cabine telefoniche un pochino più piccole, dove uno ha il suo computer, il suo sacco a pelo, le sue foto, le sue cose di ricambio, insomma si buttano tutte le tue cose personali lì, e c'è un attimo di privacy, puoi entrare e chiudere le finestre. Come vedete qui c'è il russo che dormiva qua sotto, probabilmente stava ancora dormendo con queste foto, e c'è qui il Scott che scende giù come il vampiro dalla sopra. E devo dire che all'inizio è sconcertante, perché ti viene da pensare come fa a dormire così, essere io a testa in giù così senza avere nessun problema. E rimani un pochino così, perché tu lì sulla stazione, entri dentro nel laboratorio, li vedi tutti a testa in giù e ti viene da guardare e dici, ma guarda questi, non possono mettersi a testa in su. E poi ti rendi conto che non sono loro a testa in giù, sei tu che sei girato. E quindi cominci a girarti, non capisci più niente, perdi la... cominci a imparare per esempio che il velcro è una delle cose più importanti sulla stazione, perché senza velcro non riesci a controllare le cose. Se tu hai in mano qualcosa, lo devi mettere da qualche parte e non c'è un pezzettino di velcro, questa cosa ti vola via. Infatti se uno guarda in giro, vedete questi tasselli qui che sono un pochino più, tutti questi blu, è tutto velcro dappertutto, c'è velcro dappertutto, qui in giro dappertutto, perché è quello che tu usi per fissare le cose, per appoggiare le cose. Così come si usano tanto questi rotoli di scotch, sono questi bei rotoloni di scotch grigi americani, belli spessi, e si usano per scocciare tutto, perché altrimenti non vola via tutto. Quindi il velcro e lo scotch sono due amici molto cari che vengono usati sulla stazione. Le cose vengono dentro in bustine e vengono chiuse, e su queste bustine ci sono dei pezzettini di velcro, perché altrimenti non riesci più a gestire niente. Se togli una maglietta e la lasci lì, dopo qualche minuto vola via, non la trovi più. Mi è capitato spesso e volentieri di essere a pranzo, aprire la scatoletta, mangiare col cucchiaio, distrarmi un attimo e il cucchiaio è sparito. E lo vedi subito con i giovani appena arrivati, che sono lì che lo cercano per terra. Quando poi non capita il contrario, ovvero che è rimasto il cucchiaio ma non c'è più la scatoletta. E salì con un cretino a cercare dove stanno finite le lasagne e si va avanti così. Questa è una foto fatta giusto il giorno di Natale, in verità. Ci siamo svegliati e abbiamo trovato i regali agganciati alla porta. Notate l'albero di Natale che punta in giù. E questo è il cappello che si era dimenticato Babbo Natale, per voi ragazzi. Posso testimoniare che Babbo Natale è passato da lì e si è dimenticato il cappello anche lì. Ma vedete qua, per esempio, un velcro, qui tutta questo posto c'è velcro un pochino dappertutto, insomma. La cosa gialla, questa? Come la cosa gialla? Questo è il pacchettino di regalo che ci ha lasciato Babbo Natale. Questi sono i pacchettini di regalo che stanno svolazzando, che abbiamo trovato attaccati alla porta. Sto guardando se c'è qualcosa di strano da farvi vedere. Vedete velcro qui, velcro, c'è velcro dappertutto. Va bene, volevo farvi vedere un secondo questo è lo stemma della missione. Abbiamo visto che ci sono tanti stemmi tra le missioni. Abbiamo lo stemma della missione 26, lo stemma della missione 27, e l'Agenzia Spaziale Europea ha creato lo stemma dell'Agenzia Spaziale Europea, che si chiama, e ha chiamato questa missione Magistra. Magistra.
Stratton 2S perché ha fatto un pochino di gioco con la Stazione Spaziale Internazionale. Però volevo farvi vedere due cose. La prima cosa è che una cosa interessante è che questa missione in un certo senso è stata dedicata al 3D, alle tre dimensioni. Infatti abbiamo fatto tante foto in 3D e anche filmate in 3D che sono disponibili sui siti web. Uno deve avere gli occhialini per vederli, ma ci sono. E l'altra cosa è che i tre temi principali della missione erano quelli simbolizzati da questi tre simboli: la foglia per la scienza, le rotelline, gli ingranaggi per la tecnologia e il libro per l'educazione. E abbiamo cercato di fare tante cose in ognuno di questi filoni. Tanto è vero che questa è la slide che ho rubato a una delle presentazioni che fa di solito ESA, nella quale c'è la lista di tutti gli esperimenti che sono stati fatti. Notare che quando si è a bordo, l'astronave è una delle risorse della Stazione Spaziale Nazionale. Noi siamo considerati una risorsa, come l'acqua, come l'elettricità, come l'acqua, come tutto, insomma. E i colori stanno a significare quali esperimenti sono stati fatti per l'ESA, per l'Agenzia Spaziale Europea, quelli per la NASA, quelli per i giapponesi, quelli per i canadesi. Insomma, c'è un pochettino di tutto in tante aree di ricerca, nella ricerca nel settore della vita, nel settore della fisica del fluido, della combustione, delle radiazioni, della biologia, dell'educazione, della tecnologia e via di seguito. Eravamo impegnati dalla mattina alle 7:30 circa. La giornata lavorativa comincia più o meno attorno alle 7:30 di mattina ed è pianificata dagli pianificatori del centro di Houston, in accordo con i vari altri centri di controllo di Mosca, di Tsukuba, in Giappone e del Canada, è pianificata fino alle 7:30 di sera. Per cui 7:30 di mattina e 7:30 di sera c'è una serie di cose da fare secondo quello che è la pianificazione. Questo è una dei macchinari che ci sono a bordo, è sostanzialmente un microscopio nel quale noi inseriamo dei campioni di materiale o di organismi viventi, e poi da terra gli scienziati, attraverso queste camere con degli ingrandimenti speciali, riescono a guardare che cosa succede lì dentro. Su questo campione c'erano qualche centinaia di vermi, per dimensioni di 1,5 mm, che erano lì, stavano in assenza di gravità. E gli studiosi hanno guardato come questi vermi si comportavano in assenza di gravità, stavano insieme, andavano da parte, litigavano tra di loro, giocavano a carte, cose di questo tipo, e anche che cosa succedeva quando questi si riproducevano e venivano colpiti dalle radiazioni, quali variazioni c'erano sulla linea A, su queste cose così, insomma, tanto per capire un attimino di più capire qualche segreto della vita. Questo è un altro esperimento interessante, molto semplice a dire la verità, però veramente interessante. Questo qua sopra è un contenitore, questo è un liquido. Questo liquido è tenuto fermo da questo cilindro e aprendo questa valvola il liquido entra in questo contenitore. Il contenitore è un contenitore cilindrico, ma la forma del cilindro può cambiare attraverso queste viti qua sopra. Si può cambiare la forma del cilindro, che vada dalla forma rotonda a una forma appuntita, cioè fa una specie di angolo in un lato. E hanno visto che cambiando quest'angolo di pochi gradi alla volta, il contenitore si comporta in modo strano e fa in modo che il liquido all'interno del contenitore si sposti in giro e si metta in tutt'altra conformazione. E quindi l'importanza di questo è, siccome adesso se io prendo un contenitore cilindrico, ci metto del liquido dentro, questo si attacca alle pareti, fa la bolla nel mezzo, se io cambio invece le dimensioni o gli angoli di questo contenitore, il liquido si comporta in modo diverso. In particolare ci sono degli angoli per cui il contenitore fa la pompa e manda il liquido, lo manda tutto in una certa direzione, cosa veramente importante. Perché invece di avere la bolla nel mezzo, sostanzialmente si fa un contenitore con una pompa all'interno, però senza avere nessuna bisogno di niente.
il contenitore stesso fa la pompa. Quindi è importantissimo riuscire a capire questi meccanismi. Quindi quello che si fa qui, si fa partire il liquido, poi si mette qua sopra e gli studiosi da terra vedono quello che succede e ti chiedono di variare queste cose di pochi gradi alla volta per capire esattamente quello che succede. Anche questo è un altro esperimento relativamente semplice, nel senso che sulla stazione ogni tanto succede che è come se qualcuno ti mettesse una macchina fotografica, un flash davanti alla faccia e scattasse una foto, tra l'altro su un occhio solo, non su quell'altro. Quindi vedi questi flash molto forti, anche con gli occhi chiusi, anche di notte, anche di sera, specialmente di sera, di la verità, ci fa ancora più caso, quando cerchi di dormire, ogni tanto hai questi flash. E queste sono delle radiazioni pesanti che arrivano da qualche parte dell'universo e colpiscono la retina, entrano attraverso l'occhio, colpiscono la retina e fanno questo flash all'interno della retina. E quindi si sta cercando di capire da dove vengono, e questo è un rivelatore, un sensore che sostanzialmente fa la triangolazione da dove da queste particelle arrivano, per cercare di capire se è qualche stella, qualche supernova o qualcosa che dall'universo, cercare di capire un attimino dove è queste cose. E stavo in questa foto qui, sto filmando questo esperimento con questa macchina, questa cinepresa speciale, una cinepresa di tre dimensioni, che riesce a fare questi film in tre dimensioni. Questa è quella che abbiamo usato per fare questi film sulla stazione. Questo vi fa vedere, tra l'altro, che sulla stazione naturalmente non si riesce a camminare, per cui uno all'inizio deve imparare come fare ad andare in giro. Di solito si usano le mani per spostarsi, ma se una mano è occupata per tenere cose in mano, andare in giro con una mano sola dà qualche problema. Difatti all'inizio, quando arrivi sulla stazione, vedendo di questi fili che ci sono qua sopra, è relativamente facile vedere quando arrivano la gente inesperta, perché la prima cosa che fanno è che si aggrappano ai fili, strappano tutto dalle pareti, tirano via il computer, succede tutto. Questa è la mia collega Katie Coleman, tra l'altro vedete i capelli com'è, che bello che fanno in orbita, si fanno a modi cespuglio, e niente, sta lavorando su questo freezer, è un freezer che va a meno 80 gradi, e serve per mantenere intatti i campioni biologici che noi preleviamo su noi stessi. Questo è un campione di sangue, sono dei campioni di sangue che ci siamo prelevati, autoprelevati di solito, e che vengono messi lì dentro, e poi vengono portati a terra, vengono analizzati. Bisogna tenerli a queste temperature, altrimenti questi piccoli componenti si disintegrano, non si possono più vedere poi. Qui è sempre Katie che sta cercando di mettermi del sale in zucca, perché ha deciso che non ne aveva abbastanza. Anche qui, vedete, per lavorare ha un piede sulla parete, una mano qua sopra e un'altra galleggiante, che sta cercando di... In effetti sta mettendo del gel, questi elettrodi, e questa è una cuffia con 32 elettrodi, e sostanzialmente qui stanno analizzando l'attività cerebrale con altri sensori qui sugli occhi, sulla testa, eccetera, eccetera. Ma quello che gli esperimenti che stanno facendo fanno tanti esperimenti sul cervello, sul nostro cervello, perché sostanzialmente quando arrivi in orbita sei una persona sana che improvvisamente si trova in una situazione completamente diversa e deve rimparare tutto da capo, perché se tu cerchi di camminare, devi camminare, se tu cerchi di fare le cose in modo normale, vengono, quindi devi imparare tutto. E di questo vuol dire che il cervello deve lavorare, e che è esattamente la stessa condizione che succede a quelli che sulla terra hanno un incendio, perdono un occhio, perdono una mano, hanno un ictus e perdono parte del cervello. È esattamente la stessa cosa, quindi queste persone sulla terra devono ricalibrare il cervello, e quindi quello che fanno qui è che ci guardano come noi, cosa succede al nostro cervello, della missione, ma la parte del cuore del computer, cercano di capire come cambia il fatto che cambia la sede di gravità, per derivare, come probabilmente lo sappiamo, per derivare dei modelli, delle metodologie che poi vengono usate nella ricerca di giorni. Questa è una cosa che succede qui. Sulla stazione, appena arrivi in orbita, i liquidi che sono sulle gambe, che salgono verso l'alto,
e succede che la pressione all'interno della scatola cranica si alza, e questo schiaccia il cervello e schiaccia anche il nervo ottico, e si è visto che alcuni degli astronauti al ritorno della stazione hanno avuto dei danni permanenti del nervo ottico, per dire questo tipo di schiacciamenti. Di solito lì in orbita, io per esempio faccio finta di non aver tutta negli occhiali, ma io faccio finta di niente, quando io in orbita vedo più niente, devo mettere gli occhiali, perché l'occhio cambia le dimensioni, la retina, la conformazione, la retina si sposta, non riesco più a mettere a posto il corpo, quindi io mi sto vedendo. Però quando sono tornato a terra, ritorno sul primo, non è applicato, questo non è successo. E quindi adesso ogni mese ti fanno fare degli esami al cervello, fai un'ecografia agli occhi, o come in questo caso stiamo fotografando il nervo ottico con tutte le condizioni all'interno dell'occhio. Quindi alla fine devi imparare, quando sei di sopra, anche a fare il medico e anche a fare lo specialista, che è interessante. Quando si parla di cose educative abbiamo fatto un bel po' di attività, due attività particolari che abbiamo fatto erano nel settore della greenhouse, cioè una serra, una mini serra, un esperimento relativamente semplice, ricordo che abbiamo fatto crescere delle piccole piantine, però sono state distribuite qua sulla terra 800 di questi kit alle scuole in giro per l'Europa, e quando ho cominciato io enorme da fare un esperimento, anche gli studenti terra hanno fatto questo esperimento allo stesso tempo, e abbiamo paragonato i risultati per un po' di tempo, per un paio di settimane, perché dopo un paio di settimane quello che è successo che è avuto, si è sviluppato un tubo, una spora strana, che quando hanno chiesto di fare queste foto, hanno mandato giù queste foto, si sono più allarmati, perché teoricamente avrebbe potuto essere una spora pericolosa per noi, quindi abbiamo dovuto distruggere l'esperimento loro. Ma l'importante è cominciare a far vedere ai ragazzi che anche con cose semplici, magari su una pianta, una cosa semplice, quando uno comincia a guardare questa cosa con un pochino di attenzione, può fare delle cose con il valore scritto, quanta acqua ha dato la pianta, quanta luce ha bisogno, il padre che l'ha cresciuta, che umidità c'è, che pressione c'è. Quando comincia a misurare queste cose, sostanzialmente fare un esperimento scientifico, vedere bene, ma imparare anche ragazzi che sono io di una certa età, che si possono fare delle cose interessanti anche con cose sostanzialmente semplici. Così come abbiamo fatto il programma Mission X. Mission X è stato un momento in cui sostanzialmente con il motto addestrati come un astronauta, sostanzialmente si è chiesto ai ragazzi di fare esercizio fisico, di non essere completamente sedentari, di non stare tutto il giorno al computer o a casa a fare i compiti, ma di andare fuori ogni tanto a giocare a pallone, a correre, a fare attività fisica, perché anche l'attività fisica è importante, forse in questi anni ce lo siamo un pochino dimenticato. I ragazzi americani, la nuova generazione americana è sostanzialmente obesa, tra l'altro sembra che la generazione corrente di ragazzi americani sarà la prima nella storia che vivrà meno di 5 anni, perché hanno questa sedentarietà, è una delle cose che succede, che sono sedentari, non si muovono, mangiano male, e il risultato è che la vita si accorge invece di allungarsi. Quindi c'è stato questo sforzo di cercare di dire loro, addestriamoci come gli astronauti, sapete che in orbita, per via dei problemi che ci sono sul corpo, sulle ossa, sui muscoli, di quando si sta in assenza di peso, bisogna addestrarsi 2 ore al giorno. 2 ore al giorno che si fa un'ora di esercizio cardiovascolare, quindi correre o su una bicicletta, e un'altra ora di pesi per mantenere le ossa. Ora non chiediamo o non vi chiediamo di fare 2 ore di esercizio al giorno, ma una mezz'oretta ogni paio di giorni, andare fuori a giocare a pallone, forse va bene che bisogna fare a pallone. Poi una cosa importante che abbiamo fatto era usare dei sistemi di comunicazione bordo non ufficiali, o comunque non i canali ufficiali di comunicazione con Houston, insomma, il resto dei centri di controllo, ma usare delle radio amatoriali come questa e comunicare con le scuole. Abbiamo fatto un record nella nostra missione, abbiamo comunicato con 77 scuole diverse, questo è stato un record assoluto fino adesso, abbiamo parlato con circa 10.000 ragazzi in tutto il mondo, in Italia ma anche nella
vengono legati e si ricordano di questa cosa. Quindi è stato importante fare anche questo tipo di attività. E poi io adesso entro in un'altra cosa, che è cosa si faceva un pochettino quando avevi 5 minuti di ora sera o sabato dentro di là, ed era andare nella cupola. Immagino che avete sentito parlare della cupola, che è questa specie di finestra sul mondo, dove non sente qua sotto c'è la terra che passa di sotto, e questa finestra composta da 7 finestre. Tra l'altro interessante è che questa cupola è stata costruita in Italia, quindi come non è stata costruita in Italia, in modo sopra. Più del 40% dei pezzi presuritati della stazione sono stati costruiti in Italia. Questo è un prodotto italiano, e attraverso questo prodotto si può veramente vedere la Terra con occhi diversi, perché prima c'erano delle finestrelle piccole, ma con queste finestrelle piccole uno riesce a guardare solo una piccola parte, per cui riesce a vedere veramente a 360 gradi. La cupola, la messa è stata fatta non tanto per andare a divertirsi con le foto, ma perché viene utilizzata per questioni tecniche. Dentro la cupola c'è un sistema che è il controllo del braccio meccanico, poi nella stazione c'è questo braccio meccanico, una specie di gru interpretamente, che viene usata per spostare le cose fuori dalla stazione. Tra l'altro questo braccio meccanico costruito da Canada è molto interessante, perché ha una mano da questa parte, anche una mano da quest'altra parte, per cui mentre una è agganciata, l'altra può andare a cercare il prossimo punto di ancoraggio, si aggancia, poi si stacca da questa parte e continua a camminare. Quindi può andare da una parte all'altra della stazione, può camminare come se fosse un termine, andare da una parte e poi lavorare lì. Quindi di solito, quando è possibile, cerchiamo di lavorare con questo braccio meccanico guardandolo per vedere se le finestre ci stanno attorno. Quando è notte, come in questo caso, usiamo il monitor, o se il braccio è dall'altra parte della stazione, dalla parte dietro dove non vedi, così il monitor, una serie di telecamere che monitorano la cosa. Qui quando la mia collega è andata a prendere al volo il veicolo giapponese, il veicolo di polizia giapponese, ha preso al volo, e poi io ho preso questo veicolo e l'ho portato verso la stazione. Eccolo qua, questo veicolo si chiama HTV, veicolo di rifornimento giapponese. Sembra un giocato cattolino, ma è lungo 12 metri, largo 5, è come un tir che ti arriva a bordo con tonnellate di materiale. In questo caso io lo sto prendendo e lo sto portando, questo è il portaporto, lo porto contro la stazione, viene agganciato, poi possiamo entrare e tira fuori il braccio dentro, e possiamo anche schiacciare il braccio meccanico, andare a pigliare questa piattaforma esterna, tirarla fuori e portare tutta la serie di esperimenti che ci sono qua sopra e che parte giapponese. Quindi è un veicolo molto complesso e devo dire che questa manovra di aggancio del veicolo è molto delicata, perché se fai un errore e fai il tuo braccio vicino al veicolo e sbagli lo tocchi appena appena, questo veicolo comincia a saltare, a girarsi e a cadere nello stesso piano. Poi bisogna chiamare i giapponesi e dirgli: scusate, abbiamo perso il vostro veicolo, e non è molto bello, devo dire. E quello è forse il momento in cui io personalmente ho avuto più ansia rispetto al resto, perché l'idea di dover chiamare i giapponesi e dirgli così non era molto utile. Quindi c'è stato un momento di ansia, ma chi è riuscito a prenderlo senza restrizione, poi abbiamo installato e tutto posto. Ma quando non usiamo la cupola, quando non è usata per questioni tecniche, prendiamo tutto il sistema di controllo del braccio meccanico, lo cartucciamo, e poi entriamo dentro e di solito usiamo un sistema per fare delle foto. Ed è molto bello guardare la Terra da lassù. Si vedono delle cose che giù è difficile vedere. All'inizio si vede solo delle cose blu, questo oceano, questi mari, queste nuvole. E poi piano piano, quando uno comincia ad andare a guardare nel dettaglio, comincia a vedere le cose veramente interessanti. Qui ho alcune delle foto, queste sono dei ghiacciai in Sud America, per esempio. E naturalmente questi sono gli acciai che sempre si scorrono, molto lentamente. E facendo queste foto, anno dopo anno, riesce a vedere le stesse di acciai, per esempio. Questa è un'altra foto molto interessante, blu, anche più forte, potete divertirvi a vedere di illuminare dove siamo. Dove siamo qua?
siamo nei Caraibi, e devo dire che è molto interessante quando uno comincia ad andare nell'Italia a vedere queste correnti, queste cose così, comincia a vedere delle cose molto interessanti. Qui siamo in Australia, e dovete ricordarvi che le dimensioni qui sono chilometri e chilometri e chilometri, sembrano delle foto fatte al microscopio, a un certo punto sembrava di guardare dentro il microscopio, ma qui siamo a chilometri e chilometri, guarda, questa è una piccola stradina, avanti. Questa è la nave, una barca qua, anche qui è una nave, questo è un ponte, questa è una città, vedete, guardate le correnti che hanno fatto, guardate questi dettagli qua sopra, sembrano quasi le opere d'arte del disegno. Questo è il Grand Canyon, chi è il Grand Canyon? Anche qui quando uno va a vedere nel dettaglio vede una stradina che passa qui, anche un po' di stradina di questo. Insomma, questo è il Grand Canyon, che dà veramente l'impressione di essere grande. Ecco perché qui siamo a chilometri e chilometri, è veramente una voragine, molto troppo per il territorio. I deserti, le zone deserti che si vedono, bene. Ascolto, qui c'è una nuvola, ma di solito le zone desertiche non ci sono nuvole, esaltano subito all'occhio, sono presente questa, qui siamo nello Yemen, anche questa sembra fatta più sola, ma qui siamo a chilometri e chilometri, queste sono le dune lavorate dal vento, e piano piano qui, questa è la fine di questo Questo è un altro deserto nell'Arabia Saudita, chiamata strada tutto nel mezzo. E ripeto, è bello, non è bello vedere questi grossi disegni così che sono impressionanti per molto meglio. Questa è un deserto dell'Egitto, ci sono questi deserti che ora abbiamo ripetuto. E qui siamo a Napoli, rivedo il presunto,
maggioranza di una verità, sia sostanzialmente sempre là per lì, ma sostanzialmente tutta la popolazione attorno, è veramente attorno a Gesù. Quindi è un po' inquietato, secondo me, visto dalla scuola, soprattutto nella vita. Adesso che cos'è? Italia? È la Florida, questo è Miami, Capo Kennedy, Orlando, Tampa, bravo, Naples, Fort Myers, qua, Everglades è una zona paludosa degli Stati Uniti dove ci sono solo coccodrilli, e parte per tutti gli anni, sono rimasti solo lì, c'è qui nel video. Quindi questo che cos'è? Le Bahamas, è una delle prime isole delle Bahamas. Ma comunque vedete come risaltano tutto i vari centri abitati quando fanno il foto al buio. Questo è uno dei centri abitati più grossi al mondo, infatti questa è una delle poche città che si vedono chiaramente all'occhio di un troppo, anche di giorno, ed è? Non è Rio, non vuole che non c'è la proprietà da lui. Ed è Tokyo, in realtà, se è corretto, è Tokyo. E la ragione per cui qui non ci sono abitazioni, è solo perché sono montagne, e quindi non siano le strade, ma tutte le montagne, ma non ci sono abitazioni. Questa è la porta che poi entra dentro. Ed è impressionante, è enorme, è veramente enorme come distribuzione di case, come densità di popolazione. Questo? Prendiamo sempre più difficile. Questo? Parlate? Sì, questo parlate, questo è vero, no? A dire la verità, una cosa interessante è che guardando queste foto si possono fare una serie di deduzioni politico-geografiche, economico-industriali, perché chiaramente per costruire una struttura così complessa uno deve avere una grossa città, quella con milioni e milioni di abitanti, poi deve avere i soldi e comunque l'infrastruttura per fare tutte le strade, poi le devi illuminare, poi deve avere i soldi per mantenere la corrente, perché non devi fare le lampade, insomma, uno guardando qua dice questo è un paese altamente industrializzato, non può essere il terzo mondo, perché poi a vedere poi dal terzo mondo c'è una lampadina qui, una là e basta. E questo in effetti è Pechino. E questo non ricordo mai il nome di questa città, ma questa è tanto grande quanto Milano, vuol dire qui siamo città enormi. Questo vi fa vedere un attimino la capacità industriale della Cina, fino a vent'anni fa erano quelle bacchette a mangiare il riso e ora stanno emergendo abbastanza prepotentemente sulla storia, nell'industrializzazione mondiale. Questo? Sembra Milano? New York? Ma come New York? Ma dove? Ma come? Questo è il Duomo qua, questo è Milano, è un angolo pechino strano, questo qui penso che sia Viareggiato, quindi il nord è da questa parte, e quindi Tradate sarà probabilmente qua, da qualche parte qua. Si dovrebbe vedere, purtroppo ecco cosa succede, quel giorno lì c'era la nebbia a Tradate, era coperto da... Ma insomma si vede che anche l'Italia si difende, anche Milano si difende il fatto di industrializzazione. Non è grande come Tokyo o come Pechino, ma difende abbastanza. Ma si vede che è una città vecchia. E avete visto Tokyo come ha queste grandi arterie rotonde che girano attorno? Milano no, girano sempre attorno, sono tutte stradine, sono state costruite tanto tempo fa. Questa è una cosa veramente interessante. Dove siamo qua? Vediamo tutto qua. Dove? Daniel. Non ho capito. Daniel.
Cagliari. Non siamo a Cagliari, non siamo neanche in Europa, dico la verità. Las Vegas. Las Vegas. No. Questa è una foto veramente interessante, perché vi dicevo prima che si possono fare delle analisi di carattere economico, sociale e politico. E allora è difficile da capire. Io ieri c'è stato uno giorno che ha tirato fuori il nome, non so da dove l'ha tirato fuori. Ma questa città, che è una città grossa che vedete, è Seul, nel sud della Corea. E questa che vedete, questa linea che vedete qua, è la linea di demarcazione militare dove c'è la cortina di filo spinato, i soldati che si guardano, a sud ci sono i coreani del sud e a nord ci sono i coreani del nord, c'è questa linea di demarcazione. Poi c'è la Corea del Nord e poi c'è il confine con la Cina, e questo qua è il confine con la Cina. Nella Corea del Nord sostanzialmente si vede Pyongyang, la capitale, che è questa. E queste sono le due Coree, Corea del Sud e Corea del Nord, che erano una nazione unica fino a un po' di tempo fa. E qui uno comincia a fare un po' di cose, ma probabilmente i coreani del nord non amano la luce, o forse non c'erano i soldi per fare la luce, o forse non c'è la struttura per avere la luce. Ma insomma, questa è la luce lunga su come le influenze politiche hanno un'influenza molto grossa alla fine sul come la nazione si sviluppa. Tra l'altro vedete, vabbè niente, andiamo avanti per queste ci servono. Ma insomma, Corea del Sud, Corea del Nord, Cina. Questo vi dice tanto su cosa noi facciamo su questa terra e come lo facciamo. Questa? L'Italia, siete sicuri? La vedete? La vedete tutti l'Italia? Questo? Torino? Questo? Tarate, dai. Qui, Venezia. Questo? Firenze, Roma, Napoli e via di seguito. Però, se adesso qui io comincio a fare una serie di considerazioni, no? E comincio a dire, secondo voi questo che cos'è? Che cos'è? Vienna. Questo è Colonia e Düsseldorf. Questo qua? Monaco. Allora uno dice, vabbè, questa è la Germania, che naturalmente è la nazione più industrializzata dell'Europa. Guardando da qua sopra non si direbbe a dire la verità. Perché se uno dice, secondo voi, guardando questa foto, qual è la nazione più industrializzata dell'Europa? Italia. E dico io, certo, perché noi abbiamo i pozzi di petrolio, non sappiamo veramente l'energia di illuminare l'Italia così. Ma come non abbiamo i pozzi di petrolio? Ah, è vero, è perché ci abbiamo le centrali nucleari, forse. Non ci abbiamo neanche quelle. È vero, ci abbiamo gli svizzeri, che c'è il buco nero qui, ce l'hanno i francesi e i tedeschi, che ci stanno uccidendo l'elettricità a noi, e lo usiamo per illuminare l'Italia. Insomma, io vengo a fare un po' di considerazioni, come forse stiamo forse sprecando un po' di energia, come forse potremmo tranquillamente tagliare metà di quella dell'energia che usiamo qui e saremmo comunque lo stesso illuminati, saremmo abituati un pochino di più al buio, comunque a meno luce di quella che abbiamo. Tra l'altro, se vedo questa luce da lassù, se riesco a guardare da poco, vuol dire che stiamo illuminando lo spazio, stiamo mandando segnali agli extraterrestri. E forse se utilizzassimo questa energia un pochettino meglio, cioè mandandola verso il basso, illuminando quello che ci serve, non ne sprecheremo così tanta su. Ma insomma, questo per dirvi, ritornando al discorso di prima delle considerazioni economiche, politiche e geografiche, forse dovremmo pensarci un attimino anche noi italiani. Questo, che cos'è questo? UFO. Lo sapete che quando ero in orbita ho visto gli extraterrestri? Eravamo noi, ero io e gli altri cinque, eravamo extraterrestri fuori dalla Terra. Ma non abbiamo visto gli UFO, o altrimenti gli UFI, come mi ha chiesto una ragazza che mi ha visto gli UFI? Era uno, era più di uno. E la risposta è no, non sono UFI. Che cosa possono essere questi? Cosa saranno?
stelle. Questo è quello che mi viene da pensare appena vedi questa foto, dice certo, sono delle stelle, sembra davvero una costellazione. Voi vi date che costellazione è quella, che riconoscete subito solo guardandole. Non è una costellazione. E perché non è una costellazione? Perché è molto semplice. Queste cosa sono? Queste quelle che si vedono? Nuvole. Però, un momento, siamo sulla stazione spaziale, le nuvole sono sotto, non sono sopra. Se io faccio le foto alle stelle, non vedo le nuvole, non ci sono. Vuol dire che questa foto io l'ho fatta guardando giù, guardando verso la Terra. Tra l'altro, da notare che ogni tanto mentre io faccio la foto, passa una stella cadente di sotto e vedi le stelle cadenti che passano sopra i piedi, che è interessante, è un po' diverso da qui, le vediamo dall'alto, poi ci vediamo passare vicino. Ma in questo caso non erano stelle cadenti, queste sono delle nuvole e quindi questi cosa saranno mai? Come? Temporali? No. Ce la vediamo anche quelle dei carri d'Italia, si ha detto, no, non è possibile, ho trovato qualcosa. Che cosa sono quelli? Come incendi? Sono bianchi, non posso essere incendi. Sono gli aerei, no, non sono aerei, ma anche loro puntano le luci in basso. Sono dei pescherecci, nel mare della Cina, dove hanno queste lampade che cadono nell'acqua, e illuminano le zone e quei boccaloni di pesce arrivano lì e si riprendono. Ci sono dei pescherecci fatti così. Questa invece è una foto che ho fatto in Messico, questa non mi ricordo il nome, devo andare a rivedere il nome di questa città. Ma mi piaceva questa foto perché fa vedere il come questa foto è rara, fare una foto così è molto rara, perché fare una foto così deve avere il sole dall'altra parte che picchia esattamente nel modo corretto, e altrimenti i canali così non li vedi, è una foto rara, e fa vedere un pochino i canali. L'ho messa lì perché secondo me fa vedere che in un'area come il Messico, che di solito è desertica, come siano riusciti a sostanzialmente fare tutti questi canali. Questa è acqua che luccica col sole. Questo l'ho messa lì perché mi chiedono se lassù si vede immondizia o si vedono queste cose. La risposta è no, almeno la mia risposta soggettiva è no, ma sicuramente si vede che stiamo cambiando, che abbiamo cambiato radicalmente, sostanzialmente la natura per farla girare nel modo che vogliamo noi. E questo è un esempio. Questa non è la natura che ha fatto, sicuramente questa è una zona forse paludosa, non lo so, ma guardate quanti canali ci sono. Ed è chiaro che qui l'ecosistema è stato un pochettino sconvolto per fare queste cose. Certo, ecco, più conveniente per noi, ma non è quello che aveva messo la natura lì ai suoi tempi. Così come non era quello che la natura ha messo qui. Qui dove siamo? Qui? Dubai, guardate lì, in effetti non siamo in Dubai, siamo in Bahrain, anche Dubai ha delle cose fatte così. Noi stiamo parlando di chilometri e chilometri che sono stati cambiati per costruire queste isole, tra l'altro mi viene da dire a forma di pesce, isole per fare case, e va bene, ok, benissimo. Però se uno guarda nel dettaglio questa foto, la vedete questa barriera corallina qua, che arriva, perché c'è un taglio netto, che quello che hanno fatto, hanno drenato tutta quest'area, l'hanno drenata per tirare fuori la sabbia per fare queste isole. Quindi mi viene da pensare, sì, d'accordo, che sì, però le correnti che una volta arrivavano e scorrevano così, ora sicuramente non scorrono più così, scorrono diversamente. E qui stiamo parlando di chilometri e chilometri. Ce l'ho con loro, ma sto dicendo che piano piano questo pianeta a 10 km qui, 10 km di là, 50 km dall'altra parte, lo stiamo cambiando. Questo pianeta è in equilibrio, ha un ecosistema molto fragile, e si vede benissimo da sopra questo ecosistema, e dobbiamo stare attenti a come, a cosa gli stiamo facendo e come lo stiamo cambiando. Va bene, ho preso alcune di queste foto perché, giusto per voi del gatti, me la date, volevo mai fatte vedere queste foto, sono su web, queste sono foto della Luna, fatte da lassù, che sostanzialmente non si vede molto diversamente da come si vede sulla Terra, sostanzialmente, perché siamo più o meno alla stessa distanza, solo che non c'è l'atmosfera, e quindi con una macchina fotografica abbastanza normale riesce a fare delle foto, che qui è un pochino più difficile fare. Ma questa, io questa volta ho fatto una macchina fotografica normale, un teleobiettivo normale.
Poi se uno va a guardare un pochino in dettaglio, vede queste cose così, anche qui, interessanti, e altrimenti vede questa cosa. E questa che cos'è secondo voi? Cos'è questa cosa? Chiamata io la luna schiacciata, perché ci sono dei momenti in cui la luna dallo spazio si vede così, e non è normale. Addirittura guardate questa, sembra un UFO, sembra. Guardate com'è strana, guardate tutti i crateri qua sopra, e poi qui si schiaccia, tra l'altro cambia anche di colore. Quando hanno detto poi perché la luna fa così, ma questo è interessante, perché la luna si vede così in certi momenti? Tra l'altro notare che sulla Terra non si vede così. Si potrebbe vedere così, si vede sulla Terra? Si schiaccia sulla Terra, non penso che si vede così. Un pochettino. Non così evidentemente come dallo spazio. Dunque si vede così solo in certi momenti, ed ecco qua la spiegazione di questo fenomeno. Quando la luna si abbassa e entra dentro l'atmosfera e poi sparisce, viene schiacciata dall'atmosfera. Non è che viene schiacciata dall'atmosfera, è come quando voi prendete un cucchiaio, lo mettete nel bicchiere, il cucchiaio si vede che sembra che sia spezzato, perché la diversa rifrazione dell'acqua fa in modo che ci sia questo diverso meccanismo. Ora qui, da 400 km, la parte sotto della Luna passa molta più l'atmosfera della parte sopra. Come risultato si vede la Luna che si schiaccia. E questo è interessante, questa cosa così. E questa è fatta di giorno, per cui si vede l'atmosfera, ma se vado di notte dove non c'è l'atmosfera, questo è quello che è. Qui attorno dovete immaginarvi che c'è il mondo nero, l'atmosfera qui, e la Luna che comincia a entrare dentro l'atmosfera. Ecco perché è schiacciata la Luna. Volevo far vedere anche un'altra cosa, perché non ho mai fatto vedere, questa non è pubblicata da nessuna parte. Questa è la prima volta che faccio vedere questa foto, l'avevo tenuta gelosamente nascosta. Ma questa è una foto molto interessante per quanto mi riguarda, perché ha una serie di cose veramente strane. La prima cosa, di nuovo la luna schiacciata, e che vuol dire che sta entrando dentro l'atmosfera. Seconda cosa, vedete che la luna è illuminata da questa parte ma non dall'altra parte, che vuol dire che in teoria qui si vedeva solo una sottile linea di luna, che è quella illuminata dal sole che si trova qui dietro la Terra, che illumina solo questa parte. Ma siccome la macchina fotografica è messa a un'intensità molto forte, si riesce a vedere anche quella che è la parte buia della luna, più o meno, che immagino si veda perché probabilmente prende la luce riflessa della Terra. E comunque questa è già la luna che è già interessante per conto suo. Ci sono una serie di stelle qua attorno. Tra l'altro notare che ho chiesto all'Osservatorio di Roma di darmi i nomi di queste stelle. La foto è un po' sporca perché quando si mette la sensibilità della macchina ad alta sensibilità, poi ogni tanto i pixel si sporcano. Però queste sono stelle e le ho chiesto di dirmi i nomi di queste stelle e la risposta è che mi sembra che ce ne siano 12, perché io ne ho viste 12. La risposta è stata, l'80% di queste stelle non si vedono da Terra perché sono troppo piccole, sono troppo poco luminose, della Terra non si vedono, non passano neanche attraverso l'atmosfera, si vedono dallo spazio. Infatti tra i nomi sono dovuti andare su un catalogo di stelle fatte dallo satellite. Un'altra cosa interessante è che si vedono queste cose rosse. Cosa sono queste cose rosse? Astronauti, giusti un'altra volta. Cosa sono queste cose rosse secondo voi? Dove sono quelle del gatto? Le voglio sentire urlare. Le aurore, come le aurore? Città. È vero, sono delle città sulla Terra queste cose rosse. Sono delle città sulla Terra. Se non sbaglio, qui eravamo sopra l'America quando queste cose, quindi sono un po' in lontananza delle città americane. E poi questo che cos'è? Cosa sono? Fulmini! Però che dire, sa tutto. E per dire, è vero, queste sono le fulmini. È interessante su questa foto come ci sia la luna schiacciata, una parte sottosola, città e fulmini, ma non uno, due fulmini.
è già difficile beccarne uno, prendere due assieme è ancora più difficile. La parte che l'esposizione qui siamo a un quindicesimo di secondo, non è mezz'ora di esposizione, è un quindicesimo di secondo, quindi bisogna avere abbastanza fortuna per fare una foto così. Ma comunque mi sembrava singolare questa foto e l'ho sempre mantenuta così. Va bene. Questa foto qui l'avete vista perché è sul manifesto della presentazione, ma questa è una foto molto bella secondo me. Notare che quando sei sulla stazione devi fare una foto così ai secondi di tempo, che stai andando a 7 km al secondo, se tu aspetti 5 secondi non vedi più l'Italia così perché sei già sopra la Grecia o l'Albania, insomma queste parti del sud Europa. Quindi si sposta molto velocemente, se non hai la macchina fotografica pronta non la vedi. Questa foto è stata fatta di notte, vedete le stelle, se c'è appena un po' di luce le stelle spariscono subito, quindi questa è fatta completamente di notte. Però si vede l'atmosfera. Perché si vede l'atmosfera? Di notte non si vede. Illuminata la luna? L'ossigeno alla luna? Perché non sono le due? Perché si vede l'atmosfera verde tra l'altro? Esatto, perché nel nord Europa c'era una aurora borealis in corso che illuminava l'atmosfera e si vede solo quella, altrimenti non si vede. Avete visto le foto di prima dove c'era la luna? Non si vedeva neanche l'atmosfera. E quindi niente, insomma, poi tra l'altro si vedono le nuvole in questa foto. Come mai si vedono le nuvole se no? Avete visto la prima che non si vedevano prima le nuvole, però si vedono. È perché c'era la luna piena. Dietro qua c'era la luna piena che illuminava la zona, illuminava le nuvole, e nonostante tutto le nuvole non erano abbastanza per raggio sull'Italia, perché si vede tutta l'Italia. Di nuovo si vede Roma, Napoli, guardate Napoli come forte, Catania, Palermo, Malta. Tutte queste foto, tra l'altro, la maggior parte delle foto che vedete sono disponibili sul web. Se avete un attimino di tempo, se fate una ricerca con il nome Magistra, salta fuori da qualche parte il sito Flickr, F-L-I-C-K-R, Flickr, che è un sito dove sostanzialmente sono raccolte tutte queste foto. Queste sono alcune qui, lago di Garda, guardate, lago di Garda qua, nel mezzo. Questo è il delta del Mississippi, se uno va a vedere come abbiamo cambiato i delta dei fiumi, questa è una foto che vi fa vedere sostanzialmente che anche abbiamo cambiato le cose. Insomma, ci sono circa 500 foto lì sopra, che sono le foto che durante la missione, giorno per giorno, ho andato giù sulla Terra. Ed è interessante guardare queste foto, secondo me, ma anche i commenti della gente che ha lasciato. Queste foto qua, queste 500 foto, sono state viste qualcosa come 9 milioni di volte. Tanto. E quindi è interessante, se avete voglia, se avete un attimo di tempo, andate pure a guardare. Magista. Questa è un'altra foto interessante, è il momento in cui hanno lanciato dalla base della Guyana francese un razzo vettore con il veicolo ATV. Appena il centro di controllo ci ha detto, abbiamo lanciato, è partito. Ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, guarda, forse si vede dalla cupola, siamo forse dalla cupola. E infatti, eccolo lì che arriva, e sta arrivando verso di noi, quello è il razzo vettore Ariane con la TV. Un paio di giorni dopo l'abbiamo visto avvicinarsi alla stazione, il veicolo ATV, a differenza del giapponese, non si ferma 10 metri, ma continua, fa l'aggancio completo sulla stazione. È stato un momento importante sia per l'Europa, questo veicolo è importante, un momento grosso e importante. Si è parlato prima della celebrazione del 12 di aprile, 50esimo del volo di Yuri Gagarin, abbiamo fatto festa quel giorno e a pranzo abbiamo pranzato con scatolette, qualche scatoletta ancora. E però anche un salame, ecco qua. Anche qui altri salami. E tutto di gusto. Insomma, abbiamo fatto un pranzo un pochettino diverso dal solito, ma poi non tanto.
veramente 10 ore di festa non vuole mangiare, non funziona, di solito non è igienico aprire la finestra e andare fuori. Durante la missione sono successe anche altre cose, abbiamo visto il veicolo giapponese, il veicolo europeo, sono arrivati i veicoli russi, è arrivato di tutto durante la missione e sono arrivate anche due shuttle, non uno, due. Quando arrivano gli shuttle, ci mettiamo con queste lenti grosse, che sono io e la mia collega Katie Coleman, nel modulo russo, lo shuttle arriva sotto la stazione, si ferma a 200 metri e fa una piroetta facendoci vedere la parte sotto della pancia dove ci sono tutte queste tegoline molto deboli, molto, molto critiche, e noi da sopra, e qua queste sono le istruzioni, quindi io ho le mie istruzioni qua, da sopra hai un compito di fotografare queste tegoline in modo che a terra possano analizzare queste foto. Quindi siamo lì a aspettare che arriva lo shuttle pronti a fare queste foto. E questo è il secondo dello shuttle, l'STS 134, che aveva a bordo due cose interessanti per noi. Aveva a bordo un esperimento molto grosso, molto importante, si chiama AMS, è un sensore molto grosso, quasi grosso più di un'auto, che ha la capacità di collezionare particelle spaziali, particelle cosmiche, e un'idea di riuscire a capire del perché i fisici vedono delle cose che non hanno senso. Per esempio, secondo i calcoli che fanno i fisici, quello che vediamo, la materia che vediamo nell'universo, corrisponde a circa il 5% di quello che ci dovrebbe essere. Dico, ma come è possibile? Ci dovrebbe essere 100, e se faccio la somma di tutto quello che vedo, vedo solo 5%. Dove è il resto? E quindi stanno cercando di rispondere a queste domande di base, che vanno a finire con la materia, l'antimateria, sono cose strane, e questo è un sensore che forse per la prima volta riuscirà a fare un po' di chiarezza su questa cosa. Quindi è un progetto molto importante che ha visto anche l'Italia partecipare con un ruolo molto importante. Ma un'altra ragione per cui la missione sarà importante per noi è perché a bordo c'era un altro astronauta italiano, e per qualche momento ci sono stati due italiani extraterrestri, io e Roberto Vittori, che qui in questa foto si può vedere come Roberto, o meglio, il Presidente della Repubblica napoletano, gli ha dato una bandiera dell'Italia, durante una di queste manifestazioni anche significativo per la missione, due italiani in ordine e per la bandiera. Una terza cosa che Roberto mi ha fatto notare è che si vede subito chi è stato in ordine per 5 mesi e chi è appena arrivato. Quando me l'ha detto, così, perché? Scusami, sì, guarda, i tuoi piedi sono rilassati e io sono qui, non le dita così. Ed è per questo che i primi giorni ti vengono i crampi a piedi e non sai più cosa fare, stai cercando di adattarti a questa nuova situazione. E all'inizio è abbastanza difficile, questa è una delle cose semplici che succedono in orbita, insomma si vede un attimino la differenza tra quello che sono su abituato e quello che invece è arrivato. Abbiamo fatto anche un collegamento col Papa, col Pontefice, questa è stata la prima volta che il Pontefice ha mandato il suo messaggio agli extraterrestri, quindi anche lui crede agli extraterrestri, ed è stato un momento, devo dire, importante e significativo. E poi è arrivato il momento per tornare a casa. Il 24 di maggio di quest'anno, dopo 159 giorni in orbita, è stato il momento di ritornare a casa. Siamo entrati dentro la nostra navicella Soyuz, questo è il momento in cui stiamo dentro il cotellone con il sistema di lancio alla stazione. E è successa una cosa interessante che per un caso fortuito siamo stati i primi, gli unici, che si sono sganciati dalla stazione con uno shuttle agganciato alla stazione. Quindi, dopo numerose lotte, che non è stato semplice, ci hanno autorizzato a fare uno sgancio particolare, a staccarsi dalla stazione, a venire in questa posizione, fermarci a 200 metri, e mi hanno autorizzato a togliere parte della tuta, cosa che non si dovrebbe fare, aprire un portellone che era già stato sigillato, di aver
andare sopra e fare delle foto da questa famosa finestrella che vi ho fatto vedere prima. E abbiamo fatto, ho fatto circa una 150 di queste foto, più dei filmati. E queste sono le uniche foto, o questi sono gli unici primati, la stazione spaziale internazionale con lo shuttle agganciato. Quindi se vedete qualcuno in giro, queste foto che fate voi, voi le fate io. È stato un momento interessante e importante. Vuol dire che i russi ci hanno messo 15 giorni poi a tirare fuori le foto, e io ho pensato che in effetti forse non potrebbe qualcosa, che forse non c'erano, qualche ci c'erano, hanno fatto solo un po' di ritardo. Comunque, quattro ore dopo, ci siamo trovati appesi a un paracadute in avvicinamento alla Terra. I russi chiamano questo l'atterraggio morbido, e vi posso assicurare che di morbido non c'è assolutamente niente. Anche perché prima di arrivare qua ci sono tutta una serie di cose che succedono che sono più o meno sconvolgenti. Veramente, io sono atterrato sullo shuttle, sono quasi atterrato con un aereo, qui dentro l'impressione è che si sta distruggendo tutto e siete finiti in mille pezzi. E per cui arrivi lì dopo sei mesi in orbita, che non sa più dove sei, c'è questa serie di eventi piuttosto violenti e forti, e poi arrivi qua e ti dicono alla radio, senti in russo che ti dicono attenzione, prepararsi per l'atterraggio morbido. E questa è la foto dell'atterraggio morbido. Questa è la stentola che abbiamo preso quando abbiamo impattato sul suolo del Kazakistan, e sì, l'atterraggio morbido è sostanzialmente un incidente frontale in autostrada tra un tir e un tiritaria. E tu sei scontritario, naturalmente, non si vede. E niente, ci vuole un po' prima che tirino fuori dalla navicella, e devo dire che è una cosa molto soggettiva, perché alcuni sentono questa cosa, la vivono questa cosa abbastanza bene, relativamente bene. Questa è la mia collega che di Roma, che sembrava in vacanza, se non fosse per la tuta, spaziale, che di solito mette solo quando va nello spazio. Per il resto, occhiali da sole, saluta a mo' di regina con il telefono satellitare che sta parlando col marito, e lei era così, e poi ho tirato fuori me che devo dire che ero un pochino più provato, e già per fare questa foto ho più o meno fatto un sorrisino e ho alzato il dito, e poi ho detto agli altri portatemi perché io non mi muovo. E questo è sostanzialmente il succo della presentazione. Sono arrivato alla fine, qualche minuto in più del previsto. Volevo chiudere velocemente parlando un attimino del futuro. Ho parlato della stazione spaziale internazionale, si è messo sulla stazione, queste cose così interessanti, importanti, ma insomma abbiamo tante cose da fare davanti a noi. Continuare l'esplorazione, chissà, tornare sulla Luna, andare più avanti, andare su Marte. Non è così semplice andare su Marte, ed è un passo molto grande andare su Marte oggi come oggi, perché sulla Luna ci si va in 3 o 4 giorni, 5 giorni ci si va, una settimana si va e viene. Su andare su Marte comincia già a essere un pochino più complesso, e Marte è a circa 50 milioni di chilometri, chilometro più, chilometro meno, e se dovessimo partire oggi con i veicoli che abbiamo oggi ci vorrebbero 10 mesi, 12 mesi, una cosa così per arrivare su Marte. Poi devi aspettare un altro anno che Marte torna verso la Terra e poi torni indietro con altri 10 mesi. Insomma, sostanzialmente 3 anni di viaggio. È un po' complessa la situazione. Marte a 50 milioni di chilometri vuol dire che se sono su Marte e chiamo per radio, dico Houston, qual è la pressione? Aspetti 40 minuti che il segnale arrivi a Houston, ci metteranno un paio di minuti a risponderti, torna indietro a te 40 minuti dopo con la risposta magari come, scusa, ripetete? Cioè comincia a essere la cosa un pochino complicata. Vuol dire che il livello di autonomia delle navicelle, il livello di autonomia dell'equipaggio, questo è sicuramente maggiore di quello che oggi, dove a terra ci sono 150 controllori che ti controllano la navicella. A noi ci hanno svegliato una volta di notte per chiudere una valvola, per il resto ci hanno pensato loro a mettere a posto le cose, ne sono successi di tutti i colori. Se va a sumare questo non è sicuramente possibile. Se poi andiamo più avanti ancora, poi
siamo messi in un universo veramente grande, che parte per distanze astronomiche e qui dietro l'angolo, è come se io faccio un passo così e sono smarto. Se voglio andare sulle stelle più vicino a noi, se voglio andare avanti, veramente devo fare dei passi veramente, veramente lunghi. E quindi chiudo con la slide che di solito faccio vedere, che alla fine dobbiamo avere un'idea, dobbiamo avere un motore interno e dobbiamo sognare. Sognare, il sogno è quello che da piccolo mi ha fatto sognare di avere una luna, tra virgolette, e poi sono riuscito ad andarci. Se ci sono riuscito ad andare io, vuol dire che è possibile. Quindi vi dico a voi, dovete sognare, dovete lavorare per questi sogni con determinazione, con testardaggine quando necessario. Dovete rifiutarvi di ascoltare quelli che vi dicono che non è possibile fare quello che volete fare. Dovete non fermarvi quando ciampate contro qualcosa, sbattete il naso contro qualcosa, perché insomma anche questi sogni, anche se sono così impossibili, così raggiungibili, ogni tanto si realizzano. Grazie. Poi andiamo là.
tipo di sicurezza abbiamo contro le meteoriti? Ah, abbiamo fatto la simulazione, ci stiamo tagliando. No, scherzo. Le meteoriti, quelle grosse, quelle veramente grosse, lì le vediamo, perché ci sono i radar che ce le fanno vedere. Quelle piccoline è un pochino più complesso, perché veramente non si vedono, così lo stesso discorso per l'immobilizzazione spaziale. E anche i pezzettini, anche quelli piccoli fanno male. Qualche anno fa un pezzettino di un pezzo di granice, ovviamente ricordo la quantità delle dimensioni di un paio di granelli di sale, ha impattato frontalmente su una delle finestre dello shuttle e ha fatto un cratere di 10 cm. Questo perché anche una cosa così piccola, con una massa così piccola, con velocità così forte, tu vai a 8500 km all'ora, l'altra riva arriva a 8500 km all'ora, sono 50 km all'ora, un impatto con un'energia molto forte. E quindi niente, contro questi meteoriti che non si riescono a prevedere, c'è sulla stazione uno schermo contro micrometeoriti, chiamato, che in effetti è disegnato per fare in modo che questi impattano sulla stazione, vengono scomposti, l'energia viene in parte dissipata e il resto che passa attraverso questi schermi non ha abbastanza energia per penetrare la scena, che alla fine ha solo uno spessore di 3 mm d'alluminio, non è che parliamo di 3 mm di alluminio. E c'è questo schermo. Fino adesso è bastato, non è successo niente, ogni tanto spostano la stazione perché si può anche il disco spaziale che si sta avvicinando. Ma questo è quello che abbiamo. Abbiamo delle procedure di emergenza in caso di una breccia nel settore del sicurezzato. Abbiamo tutta una serie di procedure per cui cerchiamo di isolare il modulo che ha la perdita, o altrimenti abbiamo delle procedure per abbandonare la stazione nel caso che abbiamo qualcosa veramente grosso che fa un danno irreparabile. Quindi adesso sono 10 anni che la stazione è in orbita, non è ancora successo niente di grave, cerchiamo di andare avanti. Buonasera. Poi arrivo. Quanti anni uno ci mette a completare gli studi per diventare astronauta? Ma mi viene quasi da ridere, perché quando io sono partito militare a 19 anni, sono arrivato lì, mi hanno mandato, il mio titolo era AP, allievo paracadutista. Dopo qualche mese, allievo istruttore, bla bla bla, allievo istruttore, bla bla bla, 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 e qualche anno dopo sono diventato AA, che ho scritto ai miei colleghi militari, diventati prima, ho detto, cambia tempo e ho sempre A davanti, allora io ero astronauta, per il titolo, ma era 20 anni dopo, quindi qual è la favola, non mi sono mai imparato. Però, per rispondere precisamente, i requisiti che vengono chiesti per fare la domanda astronauta è una laurea in una disciplina tecnica, quindi la fisica, la medicina, biologia, veterinaria, biologia, una cosa tecnica, e io non devo fare la laurea. Adesso viene chiesto semplicemente avere un dottorato di ricerca, sostanzialmente. Quindi ci arriva uno studio di 27, 28 anni. E poi, però una volta che viene selezionato come astronauta, ci vogliono circa 2 o 3 anni perché ti diano il brevetto all'astronauta. E poi viene addestrati anche voi. Se è sfortunato poi abbastanza velocemente 2 o 3 anni dopo, se è sfortunato è 10, come è stato detto. Per cui la vita è così, non si dice mai di studiare, per cui voi adesso vedete che i compiti in classe finiscono velocemente sfruttato, imparare, cambiare e costruirsi fa parte della vita. C'è la signora lì. Tipo di requisiti fisici o fisiologici vengono richiesti. Vero, ho detto prima che quello che viene chiesto per poter fare domanda o per astronauta, viene
richiesto una laurea in una materia tecnica, è richiesta oggi come oggi la conoscenza della lingua inglese a un livello di parlato abbastanza alto, e poi viene richiesto di avere un fisico normale, non bisogna essere Superman, eh? Avere solo un fisico normale, quindi nessuna copia. Ci sono delle limitazioni di misure antropometriche, vuol dire di altezza, di bassezza, di peso, se non vedo 200 kg, non va bene. Se non è altro 20 lenti, non va bene. Già io per esempio sono la spada più alto in assoluto che abbiamo lavorato sulla Solis, e dico che già per me è quasi impossibile entrare dentro. Però insomma, se uno è troppo alto, è troppo alto, se uno è troppo basso, è troppo leggero, anche io non va bene. Ma diciamo che il 100% della popolazione normale entra in queste misure. Di solito la massa ci sarà un po' tempo, ma sarà la vita che si può fare. Ma sopra hanno chiesto se è vero che si hanno delle sensazioni strane lassù o su là. E invece con suo è che se non si è adatta a una terra. Questa sensazione in particolare non so cosa dire, che siamo messi tranquillo. Sì, ma che tipo di sensazione? Se si sente una cosa in particolare, se uno diventa vincente, se uno diventa sensibile. No, ma io è solo per la mano. Sì, no, infatti, ho visto, non tanto tempo fa, ho visto un... avremmo filmato il mio collega americano che parlava giusto di una cosa così, parlava che a un certo punto lui ha sentito la presenza di suo padre sulla navicella e non era più da lui. Stavo dicendo che ho visto lui in questo filmato e lui stava descrivendo questa sensazione strana di questa presenza così. Questa è una sensazione soggettiva. Non posso dire se è vero o no per lui, questa cosa dice lui, quindi devo prenderlo come lo dice lui. A me personalmente io non ho sentito niente di particolare. Era un po' strano, questo sì. Era un posto dove uno viene a pensare, a vedere, a riflettere, a fare cose forse un pochino più di qua, ma cose extrasensoriali io personalmente non ne ho percepito. Così era come una schierata la realtà. Che cosa? La piccola realtà o niente? Se rientro da situazioni particolari fisiche, e come vedete, uno è stato 6 mesi nel centro di gravità, avete visto il com'ero. Quella era una situazione particolare, cioè vomitavo ogni 3 secondi. Perché è semplice, uno sta in assenza di peso per 6 mesi, il sistema vestibolare non si attiva. Il cervello si deve abituare a ignorare i segnali che il sistema dell'equilibrio ti dà, e poi vedete, la rata incomincia a buttarti tutta una serie di segnali lì dentro, ti dà fastidio. Però io avevo un po' il senso di nausea, solo muovere la testa così voleva dire scardinare completamente. Ti dicono di stare attento per 2 giorni, e dopo un po' dopo un giorno riesce a camminare, quindi non può fare. Ma ti dico stare attento, se sentiamo che fai così, se dà di cadere giù per terra come una cosa, perché il cervello interno della bocca si sta cadendo, quindi è complicato. Cioè c'è tutta una serie di scompensi a livello muscolare, per esempio io tremavo le 2 giorni, capivo perché erano i muscoli che erano stanchi dal nostro legge, e non solo, la spina dorsale in orbita si allunga, tu quando sei in orbita sei 7-8 cm più alto di quello che qua, non è un paio di centimetri, stiamo parlando intanto così, e il risultato poi fa la vita. Però i muscoli secondo me non riescono più a trovare il punto di equilibrio, perché io il fatto che adesso sia qui in piedi vuol dire che ho un muscolo del collo qua in equilibrio con l'altro muscolo del collo, è lì che non uso più i muscoli del collo, quando torno giù forse non riesco più a trovare l'equilibrio e sono un po' una marionetta per esempio. Quindi ci sono tutta una serie di sensazioni che hanno a che fare con i muscoli, con il sistema vestibolare, con tutta una serie di cose per cui si è un po' sbagliato. Infatti fanno mangiare ogni giorno, fanno una serie di cose, e poi piano piano ci vogliono, direi 2 o 3 settimane più
decentemente a posto. Poi ci vuole tanto tempo per ritornare veramente a posto. Ancora adesso, sei mesi dopo, un anno, si rompe le pile, perché la circolazione dei piedi delle gambe non è ancora tornata completamente da nord. Per esempio, però questo è un piccolo esce. Se mai ho avuto un attimo di paura, se devo essere sincero, no, paura no, paura è il, secondo me è un sentimento, una cosa che si prova quando stai andando, stai facendo una cosa che non conosci e per la quale hai paura per la tua vita, potresti avere un danno fisico forte. Non è mai successo una situazione così, diciamo scritto. Non è mai successa una situazione così. L'unico momento in cui ho veramente avuto un pochino di ansia, che non sto aspettando, è stato fuori che batteva a 150, quando siamo andati a prendere il veicolo da una navicella giapponese, quando siamo andati a prenderlo al volo, perché ci hanno fatto così tanto addestramento, ci hanno fatto una testa così sulla terra, della pericolosità, della difficoltà di andare a prendere. Infatti le simulazioni che facevamo sulla terra, il veicolo si muoveva, perché tu con il braccio meccanico dovevi andare a prendere e seguirlo a questo veicolo. E se aspettavi troppo, il braccio si scottava così tanto che non ce la faceva più, per cui tu lo perdevi. E ce l'hanno fatto fare così tante, per andare a prendere tutte queste cose, che tutte le volte erano fatte in azione a fuori. Quando veramente siamo andati a prenderlo davvero, quel giorno eravamo tutti così. Ma io parlavo e poi mi tremava la voce col centro di controllo. Poi in effetti non è passa la pena, perché il veicolo era fermo. Quello è stato l'unico momento veramente di ansia a quello che è. Ci sono stati litigi con i miei compagni. Beh, in effetti il modo migliore per chiudere delle amicizie è fare un viaggio in barca a vela, attraversata oceanica, perché sei in un posto molto piccolo, sei stato portato con gli altri, e dicono tutti che questo è il modo migliore per chiudere le amicizie che ci sono da anni e anni. Per quanto ci riguarda, non abbiamo mai fatto litigi, c'è stato qualche momento così, ma niente di tragico. È vero che in effetti facciamo presto il testamento prima di arrivare al primo, non è che si prendono, come fanno i grandi fratelli, non prendono 6, 7, 10, non solo anni, ma a caso, le buttano qui dentro e poi si danno a vicenda. Noi in effetti cominciamo siamo sentati un pochino diversamente, poi facciamo tutta una serie di attività per da un lato conoscere te stesso e dall'altro conoscere gli altri e capire quali sono i ruoli in bordo. Quindi quando tu sai qual è il tuo ruolo, cosa devi fare, quando uno sa che cosa gli altri si aspettano da te, cosa lui deve fare, la maggior parte di questi litigi vengono così. No. Per cui se litigate, la prima cosa che consiglio di fare è di dire va bene, ok, dimmi cosa ti aspetti da me, perché il litigio viene quando c'è una differenza tra le aspettative e il comportamento. Ma se uno cerca di allineare queste cose, forse non si arriva a litigare, o comunque si possono riallineare le aspettative. Per esempio, se tu litigi con il tuo compagno che ti vuole dare il compito a quadrata, riallineate un pochino le aspettative e vedrete che non si deve. Facciamo anche dei corsi che servono per cimare, facciamo queste simulazioni strane, sono buttate l'Alaska per esempio, ho buttato sempre l'Alaska in un posto dove non c'è nessuno, una radio di 500 km, ci hanno portato lì con una barca, 5 kayak, ci hanno lasciato lì, ci hanno detto ci vediamo tra 12 giorni, 150 km più là, arrivederci. E lì sei in una situazione che non è confortevole, perché faceva freddo, c'erano gli orsi, dovevi pareare 7-8 ore al giorno, dovevi costruire il campo, dovevi cercare l'acqua, insomma, dovevi fare una serie di cose che ti mettono in condizione disagiata. Lo sappiamo benissimo che oggi, come oggi, la nostra natura ogni tanto ci fa incazzare, fresca, anche qualcuno volentieri ogni tanto, ma non lo facciamo di solito perché abbiamo delle barriere sociali.
ci dicono che prendere la schiena della gente non è normale, perché è che dice confusione, che non è civile, quindi non lo facciamo. Ma quando tu sei in una situazione dove sei stanco, senza mangiare, senza dormire, per parecchi giorni, e uno ti irrita, alla fine prende schiavo, non si parla più. Oh. E è esattamente quello che devi fare se vuoi parlare dello spazio, perché chi lo ha fatto non ha parlato dello spazio. E comunque questo fa parte dell'addestramento. Sono questi corsi dove è possibile un attimino provare te stesso, capire quali sono i tuoi limiti, capire quali sono gli altri limiti, gli aiuti delle altre persone, dividere magari i compiti in modo che se uno prova a fare una certa cosa, di fare quella cosa lì e non un'altra cosa che non è capace di fare, e piano 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 si va avanti, alla fine ci siamo trovati bene sulla stazione, non ci salutiamo più molto. Scherzo. Dal punto di vista strettamente personale avrei preferito andare su Marte, se dovessi essere sincero. Però cioè, non voglio dire, se facciamo il gioco lì sì, ci sono tanti sì che avrei dovuto fare, per questo motivo funzionale. Allora, sì, ma ripeto, avrei dovuto andare su Marte, se preferito, ma la situazione non è che dico va bene, non c'è niente da fare, vado sulla stazione. Cioè, mi sento fortunato di essere riuscito a diventare astronauta, perché se io sono sincero, diventare astronauta non è così facile, ma non perché è difficile essere super geni, super eroi, super quello che è, io non sono nessuna di queste cose, ma perché, se devo essere sincero, non lo so il perché io sono arrivato lì e tanta altra gente che è qualificata come me, molto più di me, non è arrivata. Sono tutta una serie di combinazioni di cose strane che funzionano. Io mi sento fortunato di essere riuscito a volare tutto solo e andare sulla stazione spaziale, per me a volare tanto. Quindi, ma questo è un motivo. Poi, sarò la possibilità di andare sulla Luna a Marte e potrò, andrò, ma oggi come oggi mi sento realizzato in quello che devo fare nel mio sogno e spero che tutti riescano a volarsi. A sotto c'era la mano buttata da un po', poi arriviamo lì. Siamo al momento di dire tutti ne parlano. Quali argomenti possiamo usare nei nostri governanti anche per dire sulle missioni spaziali? Questa è una domanda interessante. Ma abbiamo visto alla fine le ragioni in cui secondo me è importante andare nello spazio, continuare questo lavoro. Non è che i nostri governanti non lo sanno, hanno è tutto fare politica, vuol dire trovare le relazioni tra le cose, trovare le priorità. E io vorrei che mi piacerebbe che il nostro governo prendesse un pochino più nella ricerca, nell'educazione. Siamo tra i paesi civilizzati, siamo un pochettino bassi in termini di investimento nell'educazione, nella ricerca, nei progetti spaziali. È una cosa che forse dovremmo dire tutti noi, scrivere al ministro e fare in modo che capisca che questa è una cosa molto importante per noi. Alla fine i politici dovrebbero fare le cose che sono importanti per noi, quindi forse dovremmo secondo me è importante andare allo spazio e anche corretto che c'è tanta gente che dice sì, vabbè, forse ho stato di soldi andare allo spazio, non potremmo dire queste cose nella ricerca su cancro per esempio o altre cose, e anche lì io dico che bisogna avere il giusto peso, non potremmo dare questi soldi al terzo mondo in modo che la gente possa avere l'acqua pulita per esempio, certo potremmo chiudere tutti i cinema, potremmo chiudere il piazzale della Valle, potremmo chiudere le autostrade, lasciare solo i cittadini in campo, quindi non andare più in vacanza, potremmo andare in vacanza, potremmo fare tante cose per dissipare questa
valore che abbiamo. Quindi è tutta una questione di bilanciamento, per cui è giusto investire i soldi nell'educazione, in tutto il resto, e anche nello spazio, nella sicurezza e nella ricerca di un progetto. Dobbiamo un pochettino farci sentire dai nostri politici, se questa è una cosa importante per noi, lo è per me, lo spero sia per voi, dobbiamo tutti noi farci sentire da loro. Scrivere al ministro della ricerca scientifica sono Fiorina Rossini, per me la vera è importante, e la prego di fare in modo che i nostri programmi siano la ricerca e lo spazio. Insomma, non se lo facessero tutti, forse sarebbe un po' più importante. C'era un altro ragazzo che dice che era stato. Se durante la missione qualcuno ha seri problemi di salute, come è possibile intervenire? Ogni tanto, quasi per caso, nell'equipaggio c'è un medico, quindi quella persona lì che è medico per l'educazione, o perché ha fatto, che è medico all'università, diventa un pochino medico di bordo, ma nel caso non ci sia un medico, come nel nostro caso, abbiamo tutti gli ingegneri o piloti, alcuni di noi sono addestrati, fanno dell'addestramento speciale per essere una specie di paramedici, per intervenire in caso di emergenza. Io, fortunato, sono stato uno di quelli, infatti ho fatto 20 minuti di addestramento il venerdì pomeriggio su come intubare qualcuno che non respirava. E lunedì mattina alle 7 era stato operato dal vestito da chirurgo con quello steso e l'anestesista che mi ricordava diceva sei pronto per intubare questo qui? Io ho detto di sì, gli ha iniettato la cosa, questo ha smesso di respirare e io ci ho avuto 2 minuti per intubarlo, infatti lo richiedevo. E così come abbiamo continuato, durato tutta la settimana, il giorno dopo siamo andati nel pomeriggio siamo andati nella sezione dei grandi ospionati a sistemare queste questioni perché è una delle cose che posso succedere a bordo, così come il giorno dopo mi hanno portato in camera mortuaria e mi hanno detto questo è il tuo cadavere, questo è il tuo cadavere, scusate, ma sono un ingegnere, quindi fare il medico di bordo, e quindi mi hanno fatto fare tutta una serie di cose che potrebbero succedere a bordo. E alla fine della settimana, l'ultima lezione, tra virgolette, è stato un turno di guardia al pronto soccorso a Houston, uno dei maggiori ospedali di Houston, dove portano gli elicotteri quelli veramente che stanno male, abbiamo fatto questo turno guardia e devo dire che dopo un quarto d'ora che ero lì ho sudurato messicano, che ho un taglio qua, ho dato 40 punti e niente, siamo andati avanti così tutta la notte, è successo di tutto, è arrivata una donna con un colpo di pistola in faccia, è arrivato un altro con una coltellata allo scopo, morto. Di tutto è successo. E quindi quando sono uscito lì ho detto, ragazzi, sono a posto, se succede qualcosa sulla stazione non c'è problema, me la faccio io la puntura. Quindi avevamo 3 di noi che hanno fatto questo corso ed erano pronti a intervenire in caso di emergenza. Abbiamo una nutrita farmacia a bordo, come abbiamo tutti i pezzi per fare anche le microoperazioni se c'è la necessità. E abbiamo dei collegamenti di videoconferenza con i medici che stanno a terra, quindi quando c'è qualcosa parli subito col medico che ti dice le procedure di tutto il resto. Nel caso ci sia un'emergenza veramente grossa, si sale e si entra nella navicella di rientro, chiude il portafoglio, ti stacchi e 3 ore dopo sei a terra. Quindi, in caso di un'emergenza veramente vera che non puoi più andare a bordo, non puoi fermare a bordo, stabilizzi il paziente, tra virgolette, e ritorni sulla terra e poi ci si pensa. Questo è quello che ci chiede. Se in caso di necessità è prevista l'attività extraregolare, se è necessario, sì. Se siamo attrezzati per farlo, sì. L'attività extraregolare ci sono, allora, hanno fatto un'analisi molto dettagliata, c'erano 14 ragioni che richiedevano un'attività extraregolare nel giro di 24-48 ore. Tanto vero che io ero uno dei due del team di emergenza per l'attività extraregolare. C'era la mia tuta extraregolare lì sul muro, ogni 3-4 settimane andavo a carezzare.
fare la brava, mi raccomando. Allo stesso tempo si era da fare la seconda parte dell'attività di mantenimento, far circolare l'acqua, batterie, queste cose così. Niente, c'era questa tuta lì. Non è successo niente in 6 mesi, purtroppo, perché nella serie prima tolto gli stemmi, la bandiera italiana, gli stemmi, l'ho messo in una bustina e ho portato dietro tutto che c'era a casa. Questo è il massimo che hanno fatto questa volta. La prossima volta. Abbiamo tempo ancora per 3 domande. Prima signore, poi. Perché la stazione spaziale è orbitante e non è geostazionaria. Cosa vuol dire geostazionaria? È ferma. Io farei la domanda al contrario, direi. Perché i satelliti delle televisioni, quello che vanno giù nella televisione, è geostazionaria e non orbitante come la stazione? Perché altrimenti dovrebbe essere sul tetto a seguire il satellite, se fosse, non fosse geostazionario. Geostazionario vuol dire che ferma, ma lo sapete qual è? Lo sapete benissimo, perché lo sapete tutto. Qual è la distanza dei satelliti geostazionari? 36.000 km, noi siamo a 400 km, 36.000 km. Cioè per essere geostazionario, ovvero girare a una velocità angolare uguale a quella della Terra, per cui uno rimane sempre puntato sullo stesso punto, che è andare a 36.000 km, che non è proprio qua dietro l'angolo, per cui è molto più semplice essere a 400, che è giusto giusto fuori dall'atmosfera, alto abbastanza, per cui se non succede niente resti lì almeno per qualche mese prima di cadere, ma non lontano, è più vicino possibile, per cui le lancette di rifornimento non hanno bisogno di meno calzate, se vai a 100.000 eccetera eccetera, molto più complessa la cosa. E questa è la ragione sostanziale, non vedo un beneficio sostanziale per la stazione essere geostazionaria. Sì, forse non ci dovrebbero essere i satelliti di comunicazione, perché adesso abbiamo 3 satelliti di comunicazione messi pian pianto attorno al mondo, per cui tu continuamente parli con uno dei satelliti, quindi ogni 20 minuti devi cambiare il satellite. Però, insomma, perché i vantaggi sono relativamente minimi, sarebbe molto più complessa avere 36.000 km. Tra l'altro, 36.000 km siamo sempre delle facce di una nave. Sì? Siamo fuori delle facce di una nave. Per cui, essere fuori delle facce di una nave vuol dire essere fuori da questa specie di coperta che ti ripara dal vento solare. E quindi la quantità di radiazione che ti percheresti, già noi ce ne richiamo più del normale perché siamo fuori dall'atmosfera, ma siamo comunque abbastanza coperti da quest'altra, siamo riparati da quest'altra coperta di queste fasce di mare che ci riparano dal vento solare, ma 36.000 km sei fuori, e quindi se arriva un'eruzione solare fai come il pollo nel forno a microonde, e infatti ogni tanto i satelliti friggono per queste cose, quindi si potrebbe, ma come per andare su Marte occorre inventarsi qualcosa per schermare gli astronauti e le strumentazioni un pochino meglio di quello che abbiamo adesso. Avevo detto che quando si va nello spazio la colonna vertebrale si allunga di 7-8 cm. Quando è tornata qui e si è rafforzata, come si dice? Allora, ho detto prima che andando allo spazio la colonna vertebrale si è allungata di 7-8 cm, e dice cosa ha sentito quando si è accorciata, quando si è rischiacciata e tornando qua? Ho sentito non ho sentito niente, della verità, ma è anche vero che uno deve stare attento, perché ci sono stati dei miei colleghi che hanno avuto dei problemi. Cioè la colonna vertebrale sono delle vertebre che sono separate da loro tra dei dischi. Se la colonna vertebrale si schiaccia e il disco non è nella posizione giusta, ti viene male il disco. Cosa è successa? E quindi devi usare un attimo a tempo, i primi giorni devi muovere con calma.
Succede anche, per esempio, questo succede relativamente frequentemente, visto che ho detto i miei colleghi, che i muscoli sono attaccati alle ossa, per cui quando io stretto un muscolo, il muscolo prende l'osso e lo tira. E siccome sei in orbita e pertanto tanto tempo che i muscoli non sono più abituati a tirare le ossa in questo modo, succede che quando un momento brusco il nervo tira e stacca l'attaccatura all'osso. E fa un male che i gattini non lo provano, ma mi dicono quelli che l'hanno provato, fa un male cane e sostanzialmente bisogna mettere un gesso, bisogna mettere una stecca, gli succede solo le gambe, bisogna mettere un gesso. Perché per fare modo che sia attaccato da sotto. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che è bene non fare quando rientri, perché sei in convalescenza sostanzialmente. Quindi per i primi giorni, per le prime settimane, sarà un po' schisci, ma io non l'ho fatto, perché altrimenti c'è qualche problema. Vediamo lassù, c'è una domanda sopra? Ecco, l'ultima domanda. Scegliamo da... Allora andiamo qua sotto, non c'è nessun volontario. Dai, facciamo così, uno e due e poi finiamo, dai. In assenza di gravità, come viene risolto il problema fisiologico su di noi? Per esempio cosa? Fare la pipì. Lo sapevo che andavamo a parlare del bar. Come viene risolto il problema fisiologico su di noi? È meglio che non lo risolviamo su di noi quel problema. Fare la pipì e il resto, in assenza di gravità, è abbastanza normale, cioè non è che uno deve fare delle cose diverse per fare la pipì. Qual è il metodo? Ho capito, ci arrivo, ho capito. Vuole sapere i dettagli, la dimostrazione, no? Allora, e noi c'è un film. Fisicamente, prima di tutto, fisiologicamente sul corpo non cambia niente, non è che per fare la pipì o resto deve fare chissà che cosa, lo fa quando lo fa sulla terra. E il problema è che queste cose vanno in giro e uno non vuole, non è molto simpatico, se uno seduto lì deve passare qualcosa che dovrebbe stare da un'altra parte. E allora questo problema molto forte, gli ingegneri ci hanno pensato, noi ingegneri siamo forti nel risolvere questo problema. E quindi sostanzialmente quello che si fa è che bisogna catturare quello che non deve andare in giro, metterlo da qualche parte e probabilmente neutralizzarlo. Sono queste tre cose che si devono fare. Allora, la cattura viene fatta con degli aspiratori. Sostanzialmente c'è un tubo, c'è un aspirapolvere che aspira anche i liquidi e uno deve solo più o meno centrare. Uno deve abituarsi, perché noi qua maschietti siamo abituati che fai così, là non fa così, fa così, quindi devi stare attento a dove metti, perché sennò... La seconda cosa e invece la parte solida viene mascata dentro un contenitore e poi quando il contenitore è pieno chiude il contenitore e si butta via tutto. Ah, visto già che ci siamo parliamo di questo, mi viene da ridere perché insomma, mentre l'urina, la parte solida e il sudore vengono riciclati, perché l'acqua è un bene preso e non è che si può usare, poi vengono continuamente riciclati. E poi qui vengono tutti guardando così, sì, non è che viviamo l'urina, cioè viviamo acqua, però l'acqua che passa attraverso dei filtri, un sistema di pulizia, bla bla bla, e quando esce fuori lì sono convinto che è più pulita di quella che vedete quella mattina al rubinetto, tra l'altro. E non solo, se voi pensate che alla fine è solo un problema psicologico, perché uno pensa, voi qua sulla terra pensa, uno va in bagno,
la sciacquone e poi l'acqua sparisce nel nulla. In effetti, prima o poi ritorna indietro un'altra volta. Tanto è vero, sono convinto che l'acqua del tè o del caffè che avete bevuto questa mattina probabilmente se l'era bevuta qualche dinosauro qualche anno fa, o qualche gladiatore umano, e prima o poi ritorna nel circolo. Il circolo nostro normale, un pochino più lungo, quello della stazione più corto, ma il risultato è lo stesso. E ripeto, l'acqua che beviamo su noi è continuamente misurata e controllata, quindi non lo so, sindaco, dov'è? Perché ogni quanto controllano l'acqua, ma se una volta a settimana forse va bene. La parte chiudo con una nota un pochino comica. La parte solida invece non la ricicliamo, quella la lasciamo a questi imprenditori che vengono messi nelle navicelle di rientro che si bruciano nell'atmosfera. Quindi, la prossima volta che vedete una stella cadente che fate esprimendo un desiderio, potrebbe darsi che in quella stella cadente ci siano delle parti più solide del nostro. Va bene, l'ultima domanda qua sotto. Quale sensazioni si provano durante il decollo sia sul vettore russo che sullo shuttle? Quali sensazioni si provano durante il decollo sul vettore russo e sul vettore americano sullo shuttle? Devo dire che i decolli sono più o meno uguali, più o meno. Ci vogliono 8 minuti e mezzo circa dal momento in cui uno si stacca dalla piattaforma arriva in orbita, quindi è relativamente veloce. Uno deve tenere presente proprio 8 minuti e mezzo, come se facesse Milano-Roma, per cui è un'accelerazione abbastanza forte. Ora lo shuttle accelera molto più velocemente della Soyuz, parte veramente pesantemente, infatti i primi 2 minuti sullo shuttle uno va sballottato, ci sono questi razzi solidi di lato che sono molto potenti, molto forti, poi si staccano e sembra che lo shuttle si ferma e piano continua verso l'alto. E addirittura i motori dello shuttle si abbassano per evitare che la forza di gravità, l'accelerazione all'interno dello shuttle superi 3G. E come se uno voi provate a casa quando volete sdraiate per terra e poi chiedete a 3 persone di sedervi sopra, quelle sono 3G più o meno. Sulla Soyuz invece il veicolo è diverso, parte molto più lentamente. Parte veramente lentamente, infatti all'inizio non deve dire stiamo partendo, ce la farà. E poi piano piano, dopo che si è staccato, che ha bruciato una quantità enorme di carburante solo per staccarsi dalla piattaforma, quindi viene più leggero, comincia a accelerare e poi alla fine ti fa pagare l'accelerazione che non aveva all'inizio, perché in effetti le parti finali del lancio della Soyuz, che non è bloccata dalla 3G, ma continua a salire, la senti. Arrivi 4-5 g, almeno a me ero sdraiato e si schiacciava la carotide, respiravo un pochino così, non ce la faccio neanche respirare. Però insomma, sono entrambi relativamente simili, relativamente benigni, non bisogna essere Superman per fare una cosa così, sono un pochino abituati. Il rientro è diverso, come dicevo prima, il rientro è totalmente diverso. Dentro lo sciatto è veramente una cosa relativamente semplice. Sulla Soyuz prendi delle lineate che non sono molto, molto semplici, i parentesi sono fatti male dentro la Soyuz. Abbiamo fatto 11 metri, ragazzi. Quindi la serata è stata assolutamente bella e positiva.
Sì, sono io invece che di dare appuntamento un'altra volta in questa configurazione, che va anche bene se ci sarà la possibilità, ma sono io che invece sfido i ragazzi giovani, e ho visto tanti giovani oggi alle scuole, anche qui, li sfido, perché tra 20 anni invece faremo un'altra di queste cose, ma questa volta voglio essere io seduto lì a vedermi una serata e a vedere uno di voi che ci fa vedere invece le fotografie fatte su Marte, perché insomma è possibile, e vi aspetto in questa configurazione.